Se ci accomodiamo così diamo inizio al, um, ai lavori. Grazie. Ciao. Bene. Iniziamo questa sessione del pomeriggio, io mi presento, sono Giorgio Martini, sono un po' un esterno a questo ambiente perché non sono uno statistico, sono un dirigente dell'Agenzia della Coesione Territoriale che ha tra le sue varie diciamo, responsabilità anche la gestione di un programma che interessa le città, il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane e eh, oltre ad avere diciamo, un po' nell'agenzia anche il ruolo di eh, monitorare ciò che sta avvenendo negli interventi eh, sul, sugli assi urbani all'interno dei programmi regionali finanziati dall'Unione Europea. Quindi sono qui più come utilizzatore, quindi come domanda di un servizio di, di dati e statistici. E ehm, vi ruberò diciamo 5 minuti per introdurre un pochino la, la sessione, appunto, da un punto di vista del, di un soggetto eh, interessato ad avere alcune, alcune, alcune informazioni. E, naturalmente, io prendo come riferimento un programma che ha una sua specificità, che è quello di lavorare sulle 14 eh, città metropolitane, che sono quindi grandi centri urbani a livello nazionale che però sono composti come voi sapete da realtà molto differenti sia tra le stesse diciamo, città metropolitane ma anche all'interno della città metropolitana dove c'è spesso un nucleo eh, solido forte che è quello del comune capoluogo e poi c'è una, una cosiddetta cintura del, dei comuni più piccoli e, che naturalmente hanno situazioni molto differenziate se pensiamo anche ai innumerevoli comuni della cintura metropolitana di Torino, che vanno dall'area industriale a, diciamo, ai piccoli paesi di montagna, quindi situazioni molto diverse. E il programma stesso, ha, tra l'altro, interviene su, appunto, con, con, con l'utilizzo diciamo, delle risorse su ambiti diversi, perché alcuni interventi sono limitati alla, diciamo, alla città capoluogo. Alcuni interventi hanno invece l'obbligo di intervenire sul, almeno su un numero significativo di comuni della cintura metropolitana. Questo eh, per riportarlo un po' al tema diciamo, di, questa, di questa giornata di, questo, di questa occasione di incontro, è, è il problema che ci siamo trovati di fronte. Cioè, noi Dobbiamo naturalmente rispondere a una serie di indicatori, come un po' è tutta la programmazione 14-20 comunitaria. Come sapete nell'accordo di partenariato ci sono indicatori di, si, si lavora sui eh, diciamo, su risultati attesi, quindi c'è tutta una serie di indicatori sia eh, di output ma anche di tipo ambientale, a cui noi, dobbiamo, noi come programma Pommetro, ma naturalmente tutte le altre amministrazioni titolari dei programmi devono rispondere nel corso dell'attuazione dei programmi. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a dover misurare realtà molto diverse. In alcuni casi dovevamo prendere riferimento e raccogliere dei dati a livello di città metropolitana, in alcuni casi siamo andati a livello di, di comune capoluogo, in alcuni casi, vista la tipologia di intervento, per esempio noi, noi lavoriamo sia da un punto sulle due, su due driver, uno sulla smart city, quindi diciamo, aspetto legato alla mobilità, diciamo, ai sistemi di gestione traffico, al tema dell'agenda digitale, ma anche al tema dell'inclusione sociale. Quindi nel caso specifico dell'inclusione sociale spesso abbiamo dovuto lavorare anche a livello di quartiere o di quartieri, quindi in zone diciamo, più, più delimitate. E ci siamo trovati nella difficoltà, in alcuni casi, di dover lavorare su del, degli indicatori il cui dato ufficiale, fu, diciamo anche il dato Istat, era uh, disponibile a livello, per esempio, regionale. Quindi cosa, come ci siamo mossi come, come programma? Abbiamo naturalmente, eh, come agenzia, abbiamo attivato, una, abbiamo rafforzato un rapporto consolidato con l'Istat di rapporti diciamo, ne, negli anni precedenti e abbiamo eh, deciso di, di finanziare nell'ambito di, un, di uno dei due pro, dell'altro programma a gestione dell'Agenzia della Coesione che è il PON Governance e Capacità istituzionale, un progetto. Che finanzia proprio l'Istat per, come dire, rafforzare in qualche modo l'individuazione di alcuni indicatori che a livello di accordo di partenariato erano, eravamo diciamo un po' sprovvisti. E nel frattempo, di riuscire, come dire, a portare avanti questo lavoro, come eh, diciamo, racconto l'esperienza appunto di, della gestione del mio programma, cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di ehm, cogliere l'occasione che eh, avevamo come assistenza tecnica, eh, utilizzavamo la struttura dell'NST Young, di partire dal Smart City Index, che voi sapete è un prodotto, cioè un'attività ormai consolidata che fa NST Young, e abbiamo deciso invece di costruire un prodotto distinto, autonomo, proprio diciamo, del, del programma che gestisco, quindi di creare uno Smart Metropolitan Index. Quindi siamo partiti dai 440 più o meno indicatori su cui si costruisce la, lo Smart City Index eh, diciamo ordinario, quindi in qualche modo eh, lavora su livelli anche di città molto differenziato. E abbiamo invece cercato di costruire un indice di indicatori più rispondente all'esigenza sia della dimensione del, delle 14 città metropolitane, ma anche. Eh, diciamo sulla base delle, eh, diciamo, delle esigenze del contenuto del programma. Che, come che ricordo, lavoriamo appunto su alcuni, assi su alcuni driver particolari. Per esempio, noi, per una scelta fatta a livello di accordi di partenariato, non interveniamo sul driver del eh, diciamo, sviluppo imprenditoriale, che viene lasciato invece. Alla, alla responsabilità delle autorità, uh, diciamo, um, amministrative regionali. Quindi abbiamo quindi siamo partiti da questi 330 Abbiamo creato 330 indicatori, una parte solo che aveva tratto origine da quello dello Smart City Index, uh, diciamo, originario. E, eh, abbiamo individuato alcuni indicatori specifici ISTAT che potevano aiutarci, ma così come ISTAT anche. Diciamo MIUR, per quanto riguarda il tema del, dell'inclusione, dell quindi anche della formazione diciamo, della, sulle persone, e, o il GSE per altri, per altri diciamo, dati sull'efficientamento energetico, che è un altro driver diciamo, su cui noi lavoriamo. Ma circa due terzi di questi 300 passi indicatori li stiamo rilevando direttamente noi sul territorio, quindi stiamo creando in qualche modo una piccola base dati di informativa specifica diciamo, per l'obiettivo del programma che permette di rispondere quindi anche in maniera veloce a popolare gli indicatori che noi abbiamo obbligatoriamente da popolare a livello di, eh, di output dell'avanzamento del programma così come ad alcuni indicatori di tipo ambientale a cui noi dobbiamo rispondere proprio diciamo, eh, nei vari rapporti che annualmente dobbiamo presentare alla Commissione. Chiudo diciamo, dicendo qual è appunto, secondo noi un, alcune riflessioni che, che stiamo facendo. È, è, per noi è molto importante da utilizzatore avere appunto, dei dati certi ma anche che siano aggiornati. In alcuni casi ci troviamo a lavorare su dati diciamo, di qualche anno. E questo naturalmente in una, un momento in cui le città in alcuni casi cambiano molto velocemente e le situazioni anche sociali, possesso appunto impatto migratorio o quant'altro, sono naturalmente, eh, hanno, diciamo, producono dei cambiamenti in tempi molto brevi. E dobbiamo avere dei dati per poter rispondere in maniera efficiente. Anche perché stiamo lavorando con queste città insieme anche a Lanci alla costruzione diciamo, dei loro Piani strategici del futuro e quindi naturalmente non c'è un elemento più necessario che avere un dato che permette di avere la conoscenza puntuale di quello che è il territorio ma anche di quello che saranno le proiezioni di quel territorio su, alcune, su alcuni temi. Quindi eh, il lavoro che appunto l'esigenza che, che noi abbiamo è proprio quella di poter lavorare a livello di dati do più possibile parcellizzati, quindi a livello naturalmente anche subcomunale di poter fare anche delle aggregazioni di tipo forse un po' nuovo. Nel titolo dell'intervento si parla anche di ecosistemi statistici. Io credo che anche nel futuro noi dovremo ragionare su città che non per forza vanno a coincidere con degli ambiti amministrativi. Se si parla di comune, città metropolitana, tutti hanno un riferimento amministrativo. Probabilmente, forse nel, più avanti, nel futuro, io penso anche nella prossima programmazione, ci potremmo, sarebbe interessante forse ragionare su ecosistemi urbani che mettono insieme, a seconda delle, delle esigenze, dei territori amministrativi complessi, non pre-identificati, ma che si identificano in base ai risultati che si vogliono ottenere. E questo, credo, è un esempio di quello che... Diciamo, mi piacerebbe sapere se stiamo un po' in qualche modo andando alla possibilità di avere dei dati. Che la loro combinazione ci permette di misurare appunto delle realtà diverse. Ecco, questo io diciamo, chiudo qui questo mio breve intervento, mi è stato chiesto di fare un po' da, da moderatore, e quindi inizierei invece con la prima parte diciamo, di queste due ore di lavoro, che è diciamo, riservata a degli interventi, quindi a delle presentazioni di alcune esperienze di, di gestione dei dati, eh, dei dati diciamo, statistici. Per poi invece eh, passare alla seconda parte della, dei lavori che invece è un po' una tavola rotonda, io alla fine di ogni intervento che credo vorrei sia, rimanga diciamo, nella, nel termine di una ventina di minuti, ma, diciamo massimo, eh, lascerei poi qualche minuto se c'è qualche richiesta di chiarimento o di integrazione o se si vuole raccontare magari. Collegando all'intervento ascoltato, qualche magari esperienza da, da parte di chi ci sta ascoltando. Quindi, io darei adesso la, la parola al primo intervento, è a Fabio Lipizzi di Istat. Grazie. Ecco, eh, mi alzo in piedi che ho uno strumento un po' nuovo per me. No. Uh, sì, lo so, ma preferisco stare in piedi, se possibile. Va bene. Allora, ok. <ride> Va bene così. Come non detto. Allora, presento questo lavoro, le periferie urbane nelle città metropolitane italiane. Eh, lo presento io, eh, l'abbiamo fatto insieme a Luisa, Franconi e Marianna Mantuano. Questo lavoro prende spunto dall'audizione che c'è stata del Presidente dell'Istat presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul degrado delle città e delle loro periferie, audizione fatta il eh, 24 gennaio del 2017, i dati sono pubblicati integralmente sul sito dell'Istat e il successivo follow-up eh, che completava, diciamo, l'elenco delle, delle 14 città metropolitane eh, a luglio del 2017. Come ho detto, tutti i dati si presentano direttamente nel sito dell'Istat. Eh, il riferimento, come abbiamo detto, sono le 14, i capoluoghi delle 14 città metropolitane. E, e di queste città metropolitane abbiamo poi preso quello che si diceva a poc'anzi, cioè i quartieri, ecco c'è un'animazione che quartieri, circoscrizione, aree elementari e così via, sia del 2001 e del 2011. Eh, perché in alcuni casi, nel, 2000, nel 2011 hanno perso di significato dal punto di vista amministrativo e quindi sono stati cancellati. Dalle città metropolitane, ma noi li abbiamo ripresi e su questi poi abbiamo costruito i nostri indicatori. Complessivamente parliamo di 725 eh, aree subcomunali. I dati sono quelli riferiti al censimento della popolazione, al censimento dell'industria, ma anche poi eh, quelli relativi agli archivi. Qui c'è questa slide eh, che. Eh, allora, vi faccio vedere sulla destra della slide, qui non mi posso alzare, quindi vedete l'anno di riferimento, il 1962, e qui il professor De Finetti aveva identificato, aveva scritto, aveva disegnato sulla lavagna con gessetti colorati, nell'ambito diciamo, eh, nell della Società Italiana di Statistica, come fare il censimento attraverso gli archivi. Stiamo parlando del 1962. Dopo circa 50 anni, l'ISTAT più o meno insomma, sta facendo qualcosa di simile, non il censimento, ma eh, sta lavorando eh, in maniera eh, molto prestante sugli archivi, proprio per eh, come dire, ribadire quell'urgenza che si diceva di prima, cioè avere un dato più tempestivo. E, e di questi archivi, eh, qui ne vediamo quattro l'archivio degli individui e delle famiglie, quello eh, delle unità economiche e poi uno che mette in connessione i diversi archivi e tra questo c'è ehm, il registro statistico di base dei luoghi. Il registro statistico di base dei luoghi è a cura della TICAT, cioè la direzione di cui io faccio parte ed è composto dagli indirizzi georeferenziati nonché dalle microzone, dagli edifici e unità abitative e così via. I dati a cui faremo riferimento, il compito diciamo, di questo registro è proprio quello di georeferenziare i dati del sistema integrato dei registri e naturalmente c'è tutto un problema sulla confidenzialità dei dati, probabilmente non sarà possibile eh, come dire, diffondere i dati a livello puntuale ma sicuramente a livello poligonale e noi abbiamo lavorato proprio sul livello poligonale per definire una serie di indicatori. qui. Vado molto veloce, magari mi fermo su alcuni indicatori, faccio dei piccoli affondi. Eh, ecco, questo qui è uno di quegli indicatori particolarmente interessanti, i valori immobiliari. La stima dei valori immobiliari per l'area subcomunale è stata fatta proprio per identificare meglio eh, le nostre periferie urbane. Stiamo parlando di riconciliare, diciamo, valori. Eh, che eh, sono diciamo, rappresentati su aree diverse. Da un lato abbiamo le zone omi, dall'altro abbiamo le zone urbanistiche utilizzate a Roma. Quello che abbiamo fatto è, siamo partiti dalla geografia delle sezioni di censimento, da questo abbiamo identificato i centroidi delle sezioni e eh, abbiamo riportato questi centroidi sulle eh, zone omi e da qui abbiamo catturato... Ehm, i valori medi immobiliari e poi li abbiamo riportati sulle aree subcomunali. Pesandoli con eh, i valori eh, della popolazione eh, per censimento, del censimento, abbiamo così ottenuto i valori medi immobiliari per aree subcomunali. E qui vedete un'immagine dove abbiamo questo cuneo che si, in, eh, si innesta nella città di Roma. Eh, più chiaro che è proprio la parte della periferia est di Roma dove i valori immobiliari sono sicuramente più bassi rispetto al centro urbano della città. Qui lo vediamo meglio: eh, c'è ovvi ovviamente un gradiente spaziale molto preciso dal centro della città verso la periferia, eh, a Milano eh, è ancora più evidente lungo diciamo, la parte eh, dei bastioni, fin verso. La parte finale sulla periferia diciamo di Quartoggiaro, per, tanto per intenderci. E poi abbiamo Napoli, eh, anche qui è molto interessante perché vedete tutta la parte, eh, diciamo, sia quella parte collinare sia la parte eh, più eh, a nord del, della, del comune, cioè la parte di Posilipo, eccetera. C'è un gradiente che via via si dirada verso Scampia, la parte nord del, del comune. Poi abbiamo messo eh, insieme anche eh, indicatori di offerta e domanda dei servizi, eh, qui vado veloce sempre perché, e poi eh, abbiamo preso anche in considerazione uno di questi indicatori sintetici, vulnerabilità sociale e materiale, composto dalla composizione di questi indicatori eh, più semplici, diciamo. Questo qui è sempre relativo al Comune di Roma. Come vedete, eh, oltre alla periferia est del Comune di Roma, anche qui c'è diciamo, eh, dei valori che degradano eh, diciamo, secondo l'intensità, si vede che questo indicatore è presente anche eh, molto intensamente al centro della città. Naturalmente significa eh, cioè questo indicatore è un indicatore di eh, vulnerabilità materiale ma anche sociale infatti vedete che l'ultimo eh, eh, diciamo indicatore eh, semplice è l'incidenza degli anziani e sappiamo che la presenza degli anziani è molto forte anche al centro della città vale invece eh, per quanto riguarda Milano eh, è molto più evidente diciamo, il, il, il gradiente spaziale ed è molto evidente anche invece la, eh, la situazione napoletana. Eh, un altro indicatore particolarmente interessante è quello che mette in connessione eh, l'indice di centralità, cioè il rapporto tra i flussi di entrata e uscita dell'area subcomunale al netto dei valori eh, degli occupati residenti, quindi in sostanza ci dice eh, l'attrattività di una determinata area rispetto ad un'altra. Eh, abbiamo, abbiamo messo in connessione questo indicatore con un valore soglia della densità delle località abitate, in modo uh, da avere eh, la città diurna, cioè la città in cui ci sono una bassa densità di popolazione e un'alta centralità, quindi un'alta attrattività del valore. Come vedete eh, i valori diciamo, che risultano più elevati sono proprio al centro della città, sia di Roma che di Milano. Eh, all'interno dei bastioni di, del, di, Ro, di, di Milano abbiamo una percentuale elevatissima, mi sembra che il 20% degli addetti eh, all'interno del, della città e a Roma ovviamente c'è tutta la parte della pubblica amministrazione che si trova all'interno di, eh, di questa area centrale, compresa l'Istat naturalmente. Poi la parte della città diurna, notturna invece è quella ad alta densità e bassa centralità e viene rappresentata naturalmente nella parte est di Roma e soprattutto nella parte di Quartoggiaro, eh, esattamente i quartieri dormitori sostanzialmente. Ora quello che succede, però, è che eh, bisogna fare alcune precisazioni quando utilizziamo questo indicatore. In particolare Roma la vediamo così, ma in realtà. Um, diciamo uh, dobbiamo depurarla dalle parti non abitate e, e quello che possiamo fare è verificare quello che succede a, eh, mettendoci sopra le case sparse ecco questa è veramente la, la città di Roma c'è una parte eh, di Roma estremamente estesa in cui ci sono anche eh, una parte di case sparse allora facendo in questo modo quello che succede è che eh, questo è, era eh, il nostro indicatore iniziale. Ecco, eh, l'indicatore corretto è questo e cioè, come vedete, eh, alcune aree, in particolare ad esempio la zona urbanistica di Torre Angela, diventa eh, un quartiere dormitorio, secondo l'accezione che ci siamo dati prima. Quindi bisogna fare molto attenzione poi a usare in maniera corretta questi indicatori. E poi è importante il contesto geografico, lo dicevamo prima, e qui eh, è importante il contesto geografico, eh, molto importante, talmente importante che eh, forse usare la città metropolitana non ha così tanto senso quando, siamo, quando lavoriamo sulle, mh, sulle nostre periferie, ma forse ha più senso usare i sistemi locali del lavoro, cioè i sistemi locali, questa geografia eh, che, si, eh, che lavora attraverso eh, il pendolarismo. Casa lavoro. Vedete a Roma in particolare qui c'è quel dente, eh, non so come farvelo vedere accanto alla città eh, che è stato quasi messo a forza rispetto al, diciamo, all'idea della, della de, de, de città metropolitana. Eh, andiamo avanti velocemente su questo, vediamo invece, eh, ecco quest'altro indicatore, questo è un box plot. In cui si vede la distribuzione della popolazione dei comuni per sistemi locali e questo è quello delle città metropolitane. Vedete come è molto più disperso quei pallini che ci sono in alto dopo il, eh, diciamo dopo il terzo quartile perché il box plot identifica la distribuzione per quartieri, eh, appunto la distribuzione della popolazione per comuni, e vedete come è molto più disperso. L'indice di centralità ci, da, ci dice esattamente questo, no? cioè eh, in particolare vedete Roma qui eh, quello che diciamo, quel dente che sta oltre la città, che è in realtà un altro sistema locale, è il sistema locale di Pomezia. Roma è una città monocentrica, come sappiamo, e vediamo che oltre. Uh, nel, nel caso dei sistemi locali, oltre alle aree, alle zone urbanistiche usate all'interno della città di a, ad alta attrattività, non ce ne sono altre nei comuni che eh, limitrofi a Roma nel sistema locale. Napoli è molto diversa dalla città metropolitana dal eh, sistema locale. Il sistema locale si estende a nord, eh, invece vedete che eh, la città metropolitana si estende a sud verso la penisola sorrentina e abbiamo elementi di attrattività nella, a parte diciamo sempre eh, quelli interni alla città di Napoli anche nella parte di Nola più al nord e Pomigliano d'Arco uh, Milano invece è l'unica città metropolitana che eh, c'è cioè l'unico sistema locale con un numero di comuni superiori alla città metropolitana, è una città eh, policentrica, in questo caso vedete che ci sono eh, disseminati alcuni poli particolarmente importanti tanto quanto le, le NIL utilizzate all'interno della città metropolitana, all'interno del comune. Un ultimo approfondimento lo facciamo sulla zona urbanistica di Torre Angela. Uh, perché, eh, perché ci sono 80.000 persone, è il settantesimo comune in ordine demografico e, e, e poi è il secondo comune dell'area metropolitana di Roma, della, sia della città metropolitana sia del sistemi locali del lavoro. è Molto interessante perché all'interno di Torre Angelo intanto c'è quello che dicevamo prima, no? si vede chiaramente la parte delle case sparse eh, da cui depurare eventuali valori dell'indice di centralità ma eh, come dire si contrappongono la parte di Torbella Monaca che vedete in alto diciamo sulla destra quello in marroncino eh, i, i blocchi i blocconi delle torri delle 14 torri di Torbella Monaca eh, e di fronte con la città che è nata spontaneamente tra il 50 e gli anni 70 a seguito di, eh, di delle diciamo delle migrazioni di piccolo e medio raggio, vediamo meglio questa contrapposizione, non è quindi solo una contrapposizione eh, diciamo, fisica, ma anche cioè, è una contrapposizione fisica e spaziale, voglio dire. E qui lo vediamo di, mh, proprio eh, come eh, sono così disordinati questi. Ehm, questi, diciamo, questi edifici, e di fronte, eh, lungo questa via, si vede in lontananza quella torre di Torre Angela. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato, eh, attraverso questo metodo statistico, di eh, eh, come dire, eh, cercare di rappresentare meglio e capire che cosa ci stava all'interno di Torbella Monaca, quindi quest'area quest eh, diciamo di Torre Angela. Eh, torno indietro un attimo, la cosa importante di questo metodo è, eh, sono due, la decenza delle sezioni di censimento, è un metodo di raggruppamento, e, e, e poi le variabili che abbiamo preso per costruire questo, eh, questa, questa nuova geografia, l'epoca di costruzione, la, eh, le abitazioni per edificio e la densità abitativa. Ecco, queste sono le 12 aree che eh, vengono fuori con questo metodo. Eh, alcune sono poco significative e quindi vanno escluse dall'analisi, altre invece eh, sono particolarmente significative: sono proprio quelle di Torbella Monaca, quelle di la, la numero 9, la numero eh, 7 e la numero 11. Di qui vediamo solo tre indicatori. Eccoli: l'indice di vecchiaia. Allora, qui è estremamente interessante che, come vedete, qui ho cercato di riprendere un po' i colori che stanno sulla mappa. Il rosa, il blu e il verde: le prime tre aree abbiamo detto che non le dobbiamo considerare. Ma eh, come vedete, qui in questa, in questa parte di Torbella Monaca eh, l'indice di vecchiaia è molto più alto rispetto a tutte le altre aree eh, della zona urbanistica di Torre Angela, e eh, in particolare sono anche più alte del, dell'insieme di Torre Angela e sono eh, invece più basse. Della, della sono, sono sì, più basse anche dell'insieme dell'indice eh, dell di vecchiaia di Roma. Secondo indicatore: stranieri per abitanti. Guardate quanto ce ne sono pochi. In, qui, diciamo, sfatiamo una di queste leggende metropolitane che eh, nella lista delle graduatorie eh, delle case popolari ci sono gli stranieri e eh, che stanno sempre in fila, diciamo. E conquistano le graduatorie per primo. In questo caso non è vero, non è vero con questi dati, non è vero con il censimento del 2011, non è vero a Torre della eh, Monaca. I valori sono eh, di Torre Angela sono complessivamente pari a 116,1 eh, stranieri per mille abitanti, eh, perché comunque è una realtà eh, importante anche rispetto a Roma nel complesso. Ultimo eh, indicatore è l'incidenza eh, di adulti con diploma e laurea. Anche qui vedete come sono più bassi rispetto a tutte le altre aree all'interno di Torre Angela: 39,9, 48,7, 45,4. Eh, Torre Angela invece ha eh, in realtà eh, un'incidenza di adulti con diploma e laurea pari all'85,8% superiore a, a quella di Roma, quindi. Eh, questo ci, sta, eh, ci, come dire, ci dice che comunque all'interno dell'area esiste eh, una realtà, un microcosmo particolarmente interessante probabilmente identificato eh, da quell'economia sommersa e eh, comunque diciamo informale eh, e precaria soprattutto probabilmente bene, chiudo, eh, chiudo dicendo che naturalmente questo è un work in progress e come si diceva prima eh, per noi diciamo, l'utilizzo dei dati d'archivio eh, corrisponde proprio all'idea della tempestività del, 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 del dato statistico è quello che cercheremo di fare qualcosa ci farà vedere anche eh, il dottor Chiarini successivamente e ne siamo molto contenti di questo e la dimensione territoriale è anche fondamentale eh, così come gli strumenti di misura eh, abbiamo visto qualcuno e eh, anche interessante i metodi di analisi perché diciamo che siamo ehm, come dire l'istat eh, sono arrivati dei tempi in cui ha, diciamo ehm, ha maturato anche un'esperienza tale eh, anche sul piano analitico non è un caso che in questo momento eh, stanno diciamo avendo eh, particolarmente successo i laboratori di innovazione all'interno dell'istituto dove si presentano appunto degli, eh, degli come dire delle innovazioni particolarmente utili anche per eh, leggere il territorio eh, diverso da quello che normalmente siamo abituati a vedere e poi vabbè eh, essendo diciamo noi eh, cartografi comunque facendo parte della Direzione, del, direzione centrale del territorio è fondamentale anche avere degli strumenti grafici in grado di interpretare i nostri fenomeni complessi. Grazie, grazie mille anche per essere rimasto nei, nei tempi. Eh, se c'è qualche mh, Diciamo domanda qualche specifica su questo intervento ehm, lasciamo la possibilità se no se come sembra non ci sia nessuna richiesta di chiarimento passerei quindi la parola al secondo intervento che è un intervento a due voci di professor Franco Chiarini e del professor Marco Ricci di, di Istat chi inizia? Ricci inizia Ricci. Grazie, buongiorno a tutti, uh, presentiamo qua i primi uh, risultati di, una, di un lavoro sperimentale che abbiamo avviato dall'inizio di quest'anno, la presentazione a cura mia e del dottor Franco Chiarini dell'ufficio di statistica del Comune di Bologna, al lavoro ha partecipato anche il collega Davide Fardelli, in particolare per quanto riguarda la parte di uh, analisi descrittiva e di qualità dei registri statistici che stat sta costruendo, Davide è lì in prima fila. Dunque, questo lavoro appunto, è stato avviato all'inizio di quest'anno anche con una, uno stimolo esterno importante da parte da, di Urbanit, che è il Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane, che è appunto un, un consorzio di università che si occupa dei temi della, della programmazione e pianificazione urbana. Quindi è importante questo questo confronto oh, tra i produttori di dati, quali noi siamo, e questi eh, diciamo, portatori di interessi eh, conoscitivi. Diciamo. Um, eh, diciamo, il tema di fondo che eh, sta alla base del nostro lavoro, lo anticipo subito, è quello di verificare fondamentalmente quali potenzialità informative possiamo um, um, mettere in campo utilizzando la, la griglia regolare di un chilometro quadrato, Uh, quella dell'Eurostat per uh, mh, praticamente produrre uh, statistiche uh, riferite a questo, a questo livello territoriale. Ecco, quindi uh, abbiamo due elementi di riferimento, uh, due punti di riferimento in questa sperimentazione. Il primo, uh, interno all'Istituto Nazionale di Statistica, riguarda uh, gli sviluppi in corso nell'informazione uh, territoriale georiferita. Uh, è in corso, come sapete, da anni la, questo um, processo estremamente complesso di costruzione del registro statistico di base dei luoghi, e quindi, uh, in particolare per quanto riguarda la componente indirizzi, c'è cioè un lavoro in progress continuo di acquisizione, normalizzazione, identificazione degli indirizzi e di, e di assegnazione delle associazioni con le coordinate geografiche. Quindi, è un lavoro mh, diciamo, la cui qualità è destinata a crescere nel tempo. E eh, l'implicazione diciamo, in prospettiva fortissima di questo è che, siccome ovviamente i registri sono contenuti anche nei registri, eh, gli indirizzi sono contenuti nei registri tematici dell'ISTAT sugli individui, sulle unità locali, il registro del lavoro, eh, il fatto di eh, realizzare un sistema di indirizzi completamente georeferenziato significa eh, acquisire una. Uh, unità informativa di base per produrre uh, statistiche aggregate a tutti i livelli territoriali. Uh, rispetto a questa prospettiva di, uh, di fondo, ecco che anche uh, lo strumento che è uh, costituito dalla griglia geografica Eurostat, quella di Geostat 2001 di un chilometro quadrato, acquisisce, acquisirà sempre più una... Uh, un utilizzo, una possibilità di utilizzo uh, proficuo per chi è interessato a conoscere il territorio uh, a fini di politiche e anche del territorio. Quindi entrando un po' nello specifico di questi due riferimenti, uh, il registro statistico dei, uh, di base dei luoghi, uh, un recente aggiornamento, ci possiamo, possiamo dire che contiene oltre 28 milioni di codici univoci di indirizzo di cui l'85% ha le coordinate geografiche, quindi c'è un livello di georeferenziazione a livello di media nazionale abbastanza uh, elevato, appunto, ma ovviamente da completare, e, uh, è importante appunto nella logica dell'integrazione con il registro di base de degli individui uh, segnalare che il registro di base individuale ha oltre 60 milioni di individui avente come fonte principale poi la, le liste anagrafiche comunali e di questi 60 milioni oltre il 95% ha già il proprio codice eh, univoco di indirizzo e l'88% ha le coordinate geografiche, quindi l'88% degli individui eh, sostanzialmente residenti tra virgolette, perché questi sono dati di registro Um, sono um, geo-localizzati, uh, ecco, in, in, uh, in maniera precisa, con coordinate geografiche. Uh, in un focus che è stato fatto in occasione di un seminario alcuni mesi fa sulle grandi città uh, si è eh, evidenziato che la situazione è più avanzata in molte grandi città, ma non in tutte. In, eh, su 21 città considerate, 14 avevano già una georeferenziazione della popolazione superiore al 98%, ecco questo, questo è il quadro, il focus delle, dei grandi comuni, dei 21 maggiori comuni, abbiamo alcuni punti di caduta ancora molto da, da, da recuperare, abbiamo una situazione su molte realtà che sembra veramente molto promettente, cioè sembra diciamo, portarci verso... Una potenzialità di utilizzo di, questa, di questi indirizzi georeferiti uh, a breve. In realtà, diciamo, sulla situazione, il tema è molto complesso e quindi andrà uh, investigato e nel modo più, più, più completo. Però ecco, sulla scorta di questo quadro d'insieme, ecco che è venuta l'idea anche di vedere un po' nel dettaglio, per una realtà avanzata, una tra le tante, eh, come è il comune di Bologna, che ha il 99,8% di individui già sulla popolazione del registro di base, com'è la situazione e su questo fare dei ragionamenti successivi che poi vi illustreremo. E quindi facendo una, diciamo, un quadro anche sulla qualità del registro statistico di base dei luoghi per il comune di Bologna. Eh, provo a sintetizzare gli elementi salienti che, di, che vengono fuori da questa analisi. 81.000 circa codici unici di indirizzo, eh, i quali sono alimentati, le, le, le fonti che l'alimentano sono tre, l'anagrafe nazionale eh, dei numeri civici delle strade urbane, le liste anagrafiche comunali e anagrafiche eh, tributarie, ma quella diciamo la fonte guida è eh, l'ANXU. E quindi di queste 81.000, 77.000 eh, derivano dall'ANXU. Um, di questi 77.000, in realtà, eh, se voi vedete nella tabellina sulla qualità degli indirizzi, 74.000 sono indirizzi riconosciuti fino al numero civico e appena 2.000 circa riconosciuti fino alla strada. Poi abbiamo per arrivare a 81.000 gli altri 4.000 che sono indirizzi che non si trovano, non sono riconosciuti dentro ANGSU per il quale c'è il ruolo ausiliario delle altre due fonti, lista anagrafia comunale e anagrafia tributaria e Quindi questi rappresentano, questi 4000, una sottocopertura tuttora esistente di Anxu per il comune di Bologna. Quindi questo è un quadro complessivo che rende un po' l'idea di quelle che sono un po' le coordinate del tema della qualità, nel, diciamo, nel, sotto questo aspetto. E un ulteriore elemento da uh, inserire a questo proposito, abbiamo detto 99%. Uh, e 8% di individui hanno le co i codici uni univoci con coordinata, però dobbiamo dire anche che quelli con coordinata puntuale e non interpolata sono l'87%, quindi c'è un 12% con eh, coordinata interpolata, quindi con un leggermente minor grado di qualità. Quindi questo è un elemento di riferimento in questa prospettiva che dicevo. Poi c'è l'altro aspetto, eh, appunto, e qui arriviamo alla... diciamo. All'aspetto diciamo, di finalizzazione della nostra uh, sperimentazione, cioè teniamo presente quindi che proviamo a utilizzare le griglie uh, geografiche di Eurostat di passo di un chilometro quadrato, che sono appunto uno, uno strato informativo che Eurostat ha messo a disposizione uh, indipendente dalle, appunto, dalle, dalle, dalla geografia amministrativa e che quindi ci permette di analizzare il territorio da in, in, diciamo, a cavallo anche dei confini amministrativi e quindi hanno, questa è la proprietà specifica di questo tipo di griglia. E, uh, e l'utilizzo statistico di questa griglia già si è avuto e ancora di più si avrà in prospettiva perché la prima, il primo utilizzo è stato l'elaborazione della distribuzione censuaria sulla griglia che è stato realizzato e pubblicato da Istat nel 2015 in collaborazione con Ispra e poi la classificazione del grado di urbanizzazione. A livello Eurostat e sulla base anche di questo di quel dato della popolazione censuaria su griglia regolare è quindi fatto da Eurostat, per cui abbiamo la popolazione classificata come aree densamente popolate, densità intermedie, aree rurali. Ma la cosa fondamentale, a mio avviso, a nostro avviso, è la prospettiva, perché la prospettiva dettata dal regolamento eh, comunitario per il censimento della popolazione 2021, eh, diciamo pone l'obiettivo di pubblicare dati statistici geocodificati per griglia su 13 uh, variabili, su 13 aggregati che riguardano la popolazione totale per genere, le grandi classi d'età, gli occupati, il luogo di nascita, la dimora abituale un anno prima. Quindi questo vuol dire che questa uh, chiave di lettura territoriale diventerà uno standard a livello uh, europeo se tutto diciamo, procede come senza imprevisti di, 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 ogni, di ogni tipo, uh, diventerà uno, uno standard e quindi una chiave di lettura che uh, tutti avranno, tutti gli stati avranno, tutte le amministrazioni territoriali a diversi livelli avranno per leggere il proprio territorio e che si aggiunge alle ulteriori chiavi di lettura territoriale naturalmente. E quindi se questo è tutto il quadro di riferimento, cosa abbiamo fatto in questa sperimentazione che adesso illustreremo? Um, abbiamo voluto provare a uh, diciamo, in, uh, mappare una serie di indicatori sulle uh, celle della, della griglia Eurostat perché uh, sulla base della convinzione che tutte, è chiaro che tutti eh, i livelli di analisi microterritoriali sono importanti per il governo del territorio. Le aree statistiche subcomunali, le sezioni di censimento lo saranno anche le micro, uh, le micro aree. Questo ci dà una cosa diversa, cioè una cosa indipendente dai confini uh, amministrativi: quindi a cavallo anche tra le amministrazioni comunali e quindi una vista su un grado di dettaglio piuttosto diciamo, spinto, ma non il massimo, il ma massimo di dettaglio territoriale, ma un grado di dettaglio piuttosto spinto, che in una logica di amministrazione sovracomunale e di eh, governo delle città metropolitane può essere molto importante. Pensiamo ad esempio al tema della localizzazione della popolazione anziana, visto che eh, le previsioni ci dicono che tra 15 anni avremo 10 punti in più di eh, popolazione percentuale, di popolazione anziana. Uh, quindi la localizzazione di, queste, di questa popolazione, che si può legare poi a dinamiche insediative di dispersione sul territorio, diventa un fattore cruciale. Quindi avere uno strumento che dà una vista di gestione diventa importante. Tutto ciò premesso, uh, adesso il dottor Chierini, passo la parola al dottor Chiarini che illustra i, i risultati della sperimentazione che derivano dal fatto che per ora, per limitatamente al comune di Bologna, abbiamo potuto uh, georeferenziare, uh, uh, essendo stato possibile georeferenziare completamente gli indirizzi, cioè al 100%, è possibile diciamo, dare un'anteprima di quale dovrebbe essere l'utilizzo di una base di dati informativo completamente georeferenziata per l'utilizzo di, di queste griglie territoriali. Quindi passo la parola a Franco per i risultati e le conclusioni. Grazie. Allora, operazione preliminare che abbiamo compiuto è stata quella di acquisire eh, la griglia Geostat di un chilometro per un chilometro, inquadrarla nel nostro sistema informativo territoriale. Qui nella mappa vedete i confini del comune di Bologna sono quelli in arancione e eh, sopra ci sono le 178 celle di un chilometro per un chilometro che derivano dalla, mappa, dalla mh, griglia Geostat. Questo fatto, avere potuto inserire la griglia nell'ambito del sistema informativo territoriale, ha fatto sì che ad ogni numero civico fosse associata la griglia di appartenenza. Questa che vedete è la nuvola dei, dei numeri civici, che danno l'idea anche dell'urbanizzato. Il Comune di Bologna, dopo ve lo farò vedere su, su una serie di punti notevoli. Comunque il centro della città è proprio al centro della mappa, quindi dove vedete il massimo addensamento. Dei numeri civici, l'urbanizzazione della città è sostanzialmente come vedete più o meno una tirovesciata, sostanzialmente, perché nella parte sud ci sono i colli che sono, non sono sostanzialmente abitati, poi ci sono alcuni cunei agricoli a est e a ovest, oltre a qualche area industriale. Quindi, questa è un po' eh, l'urbanizzazione della città. È un territorio di 140 km quadrati, ricade su 178 celle. I civici che vedete lì rappresentati sono 77.385 aggiornati a oggi, e di questi 77.385 civici ve ne sono 31.268 con popolazione residente. Allora, questa è un po', vabbè, una mappa per i non bolognesi, aiuta a capire più o meno come è fatta la città, adesso le scritte sono molto piccole, comunque nella parte centrale abbiamo il, diciamo, il comune, abbiamo sostanzialmente Piazza Maggiore, abbiamo l'università, abbiamo la stazione, in azzurro vedete le sei circoscrizioni amministrative in cui attualmente è suddiviso il comune e, e diciamo quella specie di semicerchio a nord è sostanzialmente l'arco della tangenziale, autostrada tangenziale, tanto per dare un'idea. Di chi, per voi che ogni tanto immagino passerete per Bologna e capite più o meno com'è com strutturata la geografia della città. Allora, noi abbiamo fatto sostanzialmente tre tipi di operazioni per arrivare a dare dei risultati, i risultati che oggi vi facciamo vedere. Abbiamo da un lato lavorato, ed è la prima operazione, l'operazione di base, per georeferenziare gli individui presenti in anagrafe e questo è stato possibile. Perché in anagrafe, oltre al, diciamo, all'indirizzo in formato alfanumerico, c'è anche l'indirizzo diciamo, codificato con lo stesso codice che noi ritroviamo nel sistema informativo territoriale. Quindi, questa è la chiave che lega gli individui. Al numero civico che è presente nel sistema informativo territoriale. E nel sistema informativo territoriale, evidentemente, il numero civico è georeferenziato con le coordinate. Quindi questo ci ha consentito di portare in anagrafe le coordinate per ciascun individuo sostanzialmente. Quindi questo è il procedimento e come diceva prima il dottor Marco Rice, per il Comune di Bologna l'incrocio è al 100% perché noi ogni cittadino ha il suo numero civico georeferenziato con le sue coordinate. Allora, il problema che avevamo, abbiamo detto, sono 178 celle, perché non le vedete tutte colorate? Perché eh, ci sono molte celle che hanno, intanto ci sono 12 celle prive di popolazione residente e poi ci sono altre celle che hanno un numero di abitanti veramente basso per il quale il calcolo degli indicatori diventava forse anche fuorviante. Allora ci siamo posti il problema di stabilire una soglia, che tra l'altro è un'ottima soglia da un punto di vista numerico, che è quello dei 150 abitanti, che tra l'altro corrisponde al fatto di inglobare il 99% della popolazione presente nel comune. Quindi di fatto in questo modo le mappe che vedrete adesso e anche successivamente risultano molto più chiare e gli indicatori sono tutti indicatori altamente attendibili perché calcolati su una popolazione diciamo, sufficientemente numerosa. Allora, questa è la mappa della densità, e questo vi fa capire più o meno come è, come è strutturata la città, quindi intorno al centro e nella parte a nord, semiperiferica a nord praticamente eh, sopra la stazione centrale. Ulteriore elaborazione che abbiamo fatto è quella sull'età media della popolazione, una mappa che in qualche modo ci consente di sfatare un luogo comune perché tutti pensano anche a Bologna che la parte più vecchia della città sia la parte centrale, non è così, ma non lo è più da almeno vent'anni, almeno nella nostra realtà. perché lo vedremo dopo quando esamineremo i movimenti migratori, la parte centrale della città è una parte piuttosto dinamica, mentre nelle aree periferiche, quelle che vedete per esempio a sud-est e le altre aree più scure, sono aree caratterizzate da un'elevata proprietà dell'abitazione e quindi sostanzialmente con una certa eh, diciamo mh, relativa poca mobilità residenziale e sono anche quelle che sono per questi motivi meno interessate anche da dinamiche migratorie. Ulteriore passo in avanti, popolazione residente straniera. A Bologna abbiamo circa 60.000 stranieri residenti su una popolazione di quasi 390.000 abitanti, 15,3% della popolazione. E vediamo che il modello insediativo degli stranieri è molto concentrato, soprattutto nella parte periferica nord della città. In particolare, quell'area più scura che vedete appena sopra il centro storico è la cosiddetta zona bolognina, dove tra l'altro c'è anche la Chinatown di Bologna, dove è concentrata tutta la, la comunità cinese, che è la comunità più concentrata in città. E, questa, diciamo così. Queste mappe che vi sto facendo vedere per la verità, per noi, dico Comune di Bologna, sono mappe abbastanza note, non le abbiamo mai viste in questa forma con le griglie regolari di un chilometro per un chilometro perché noi il problema di avere una griglia intermedia rispetto alla alle sei circoscrizioni amministrative o alle 18 vecchie circoscrizioni amministrative degli anni 70 e le 2332 sezioni di censimento ce le eravamo già poste una ventina di anni fa, perché tra le 18 le 2332 eh, c'era troppa differenza quindi non c'era un livello intermedio che invece noi abbiamo eh, creato in 90 aree statistiche che sono state create insieme agli urbanisti insieme ovviamente a chi gestisce i servizi insieme a chi ha in qualche modo conoscenza della città e questo ci consente di fare delle analisi che sono simili a quelle che voi vedete oggi che hanno il vantaggio come diceva però Marco Ricci di essere indipendenti dai, dai diciamo dal dai confini amministrativi. Adesso voi qui vedete solo Bologna, ma se noi potessimo far vedere la città metropolitana è chiaro che vedremmo un qualche cosa che nemmeno noi finora abbiamo visto, perché fuori dal comune di Bologna abbiamo sempre visto soltanto i comuni per intero. Ecco, il saldo migratorio per 1.000 abitanti. Questo vi spiega più o meno il discorso dell'età media di prima. Voi vedete che le aree con diciamo, il, questo indicatore più elevato, quindi con la più elevata mobilità, sono quelle più scure e sono anche quelle del centro storico, dove c'è un'elevata mobilità di popolazione italiana. Vi ricordo che noi quando parliamo di movimento migratorio spesso confondiamo il tutto con gli stranieri, ma in realtà nella realtà bolognese i due terzi dell'immigrazione sono immigrati italiani che vengono più o meno per la metà cioè la metà di quei due terzi viene dai comuni limitrofi e l'altra metà è un'immigrazione a medio e lungo raggio quindi praticamente regioni del meridione e le isole quindi noi abbiamo una forte immigrazione italiana soprattutto che viene anche Parecchio da lontano, per tutta una serie di ragioni legate alle opportunità di lavoro, legate anche all'università, che fa sì che una volta terminati gli studi un certo numero di persone si fermino a Bologna perché ovviamente hanno trovato opportunità lavorative. Qui abbiamo alcune mappe sulle famiglie che fanno capire più o meno. L'enorme differenza che c'è fra il centro storico e le zone periferiche, dove c'è una numerosità familiare più alta. Vi faccio presente che a Bologna le famiglie sono circa 200-6500, ma più della metà sono costituite anagraficamente da single. Questa non è la realtà di fatto, ma in anagrafe più della metà sono single. Quindi questo è un po' il discorso. Abbiamo un numero medio di. Ehm, componenti per famiglia di 1,86 che nel centro storico è ancora inferiore a 1,8 infatti vedete tutta l'area più chiara centrale che è l'area dove i single sono veramente la stragrande maggioranza ehm, il fatto di avere una popolazione molto anziana ci ha portato a indagare un ulteriore indicatore che è questa delle famiglie con un componente oltre gli 85 anni allora, noi abbiamo a Bologna circa 20.000 persone con più di 85 anni, di queste oltre 10.100 vivono sole, quindi praticamente più della metà degli oltre 85 anni vive sola e l'83% di questo target è donna. Quindi questa è un po' la situazione che ci consente di leggere questa mappa, che tra l'altro somiglia molto a quella dell'età media, perché come vedete nella parte... Eh, nord, sud, sud orientale c'è quella macchia scura che è il quartiere eh, che si chiama Savena, nella zona Mazzini di Bologna, dove c'è l'età media più alta di tutta la città, appunto perché lì c'è un'elevatissima proprietà delle abitazioni che rende la mobilità molto la popolazione molto stabile. Ecco, e questa era la prima parte del ragionamento, il primo esperimento che abbiamo fatto basato sull'anagrafe. Qui passiamo invece al tema dei redditi. Che cosa abbiamo utilizzato? Qui abbiamo preso l'archivio delle dichiarazioni dei redditi, fonte agenzia delle entrate che noi esaminiamo dal 2002, quindi è molto tempo che lavoriamo su questi dati, e su questi dati abbiamo dovuto fare un passaggio ulteriore. Perché fatto salvo il primo passaggio che vi ho descritto prima, qui bisognava collegare l'archivio dei redditi. All'archivio anagrafico. Questo è avvenuto tramite il codice fiscale che è presente in entrambi gli archivi. E potendo portare i redditi sull'anagrafe, ecco che siamo rientrati nel primo caso che vi ho appena descritto e quindi da lì abbiamo potuto già referenziare tutti i contribuenti. Allora, questa è una mappa che ci dà il, la percentuale dei contribuenti che hanno un reddito inferiore a 10.000 euro, quindi ci descrive la coda dei più poveri sostanzialmente. E tra l'altro ci dà un'immagine che mh, come dire, è controintuitiva per noi che conosciamo bene la realtà di Bologna perché vi faccio vedere la mappa successiva che è quella del reddito medio pro capite familiare. Ecco, noi siamo abituati a vedere questa. Questa è la mappa del reddito a Bologna che ci dice che le persone più ricche stanno nel centro storico e nelle zone pedecollinari a sud del centro. Questa è la mappa che noi conosciamo. Se andiamo a vedere invece la mappa, questa dell'inferiore ai 10.000 euro, vediamo che comunque nel centro storico e nelle zone limitrofi ci sono in ogni caso delle persone con i redditi molto bassi, quindi sintomo di un fenomeno molto polarizzato da questo punto di vista. Bene, e qui era il secondo passaggio, andiamo all'ultimo passaggio, che è un passaggio un pochino più complesso che abbiamo potuto fare eh, sulla base di informazioni che noi come comune detenevamo, eh, diciamo, a valle delle risultanze censuarie, qui abbiamo potuto georeferenziare a questo livello le informazioni del censimento che notoriamente sono riferite esclusivamente alle sezioni. Perché lo abbiamo potuto fare? Perché noi a valle del censimento abbiamo una lista anagrafica che è quella che ci consente di fare il confronto anagrafe censimento e che contiene informazioni sia di natura censuaria, numero di foglio, sia informazioni di natura anagrafica come identificativo della persona. Questo ci ha consentito per la stragrande maggioranza delle persone, quindi tutti i residenti censiti, di arrivare a una georeferenziazione puntuale. Invece per coloro che sono censiti ma che non sono residenti, abbiamo dovuto operare una stima sulla base dell'appartenenza di quella sezione a una o più quadrati in funzione della distribuzione della popolazione nota. Questo è quello che abbiamo fatto. E questa, vedete che questa mappa dei laureati è molto simile a quella del reddito familiare pro capite che abbiamo visto prima. C'è cioè una fortissima connessione fra reddito e, e, e diciamo titoli di studio elevati. Stessa cosa abbiamo fatto sugli occupati e qui ovviamente abbiamo deciso di rappresentare queste due variabili, ma ovviamente potevamo fare tutte le altre variabili del censimento, tutti gli altri indicatori, perché ormai avevamo operato il linkage. E questa è la terza cosa che siamo riusciti a fare, diciamo, operando dei linkage appropriati fra gli archivi in nostro possesso. Cosa fare per estendere il tutto alla città metropolitana? Questa è la situazione che ovviamente i colleghi dell'Istat ci hanno fornito da cui si vede che c'è una totale della città metropolitana di individui con numeri civici attribuiti prossimo al 99% con una georeferenziazione superiore al 95% con alcune casistiche un po' diciamo, che si distanziano dalla media ma che fanno vedere una situazione della città metropolitana che potrebbe in qualche modo, almeno noi auspichiamo, evolvere a breve tempo verso una situazione utilizzabile e quindi per poter anche su questa fare la stessa sperimentazione che abbiamo fatto sul comune di Bologna, perché adesso ne abbiamo evidentemente tutti gli elementi per poterla fare. Ed è quello che la città metropolitana ci chiede, perché io che sono anche... C'è da dire che in, diciamo in ambito bolognese, città metropolitane e comune di Bologna hanno sottoscritto un accordo statistico per cui io sono anche referente metropolitano per la statistica e quindi questo spiega perché la città metropolitana, vedendo queste sperimentazioni fatte sul comune capoluogo, poi ci chiede evidentemente di estenderla anche per, per il, diciamo, il, il resto del territorio. Perché? Perché anche noi siamo sempre stati abituati a leggere la città metropolitana esclusivamente sul versante comunale. E non, e non al di sotto di quello. Cosa dire con, da un punto di vista conclusivo? La sperimentazione è stata una sperimentazione sicuramente positiva, ci ha consentito di vedere come dire, un, una panoramica, una griglia, una, un reticolo diciamo, di interpretazione territoriale diverso rispetto a quello che noi eravamo soliti eh, utilizzare. Il fatto che eh, la georeferenziazione puntuale dei fenomeni statistici sia già prevista, anche come diceva prima Marco Ricci, per, per i prossimi censimenti ci fa ben sperare su questo aspetto, perché in definitiva, al di là del fatto che noi abbiamo sperimentato questa cosa sulla griglia regolare di un chilometro per un chilometro, quello che a noi interessa di più è il fatto di avere l'informazione eh, diciamo, statistica georiferita. Perché voi capite che questo... Rende sostanzialmente indipendente la georeferenziazione dell'informazione con qualsiasi tipo di reticolo che poi noi possiamo decidere di utilizzare a seconda delle nostre aspettative, delle nostre esigenze di ricerca, eccetera. Quindi, questo è praticamente un ribaltamento del paradigma: nel senso che prima. Finora siamo stati abituati a vedere delle informazioni statistiche che nascevano già georiferite a un certo livello, quindi sperabilmente piccolo per poterlo poi aggregare in vario modo. Adesso, se partiamo dall'informazione georiferita con le coordinate, evidentemente dopo qualsiasi tipo di reticolo può essere utilizzato ovviamente per le esigenze che ognuno di noi eh, ha e manifesta. Grazie. Grazie, grazie a entrambi, mi sembra un, un ottimo strumento, so anche che risponde già in parte alla domanda che mi ero fatto all'inizio, quindi la possibilità di avere uno strumento unico per poterlo calibrare e regolare diciamo, sulla base delle, delle esigenze territoriali di volta in volta identificate. Se anche in questo caso c'è qualche domanda, qualche riflessione da parte vostra, se no anche in questo caso passerei subito, diciamo, purtroppo non c'è la dottoressa Viganoni che per motivi familiari all'ultimo minuto ha dovuto non ha potuto cioè comunicato la sua non poter partecipare quindi darei la parola al professor Nuvolati dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e, per il suo intervento. Grazie. Bene, grazie. Diciamo che il mio eh, intervento ha un taglio nettamente differente rispetto a quello che è stato presentato finora. Tra l'altro, si tratta di due contributi che eh, testimoniano della straordinaria attenzione che l'Istituto, l'Istat, ha nei confronti del territorio e della georeferenziazione dei dati. Io invece faccio un discorso un po' più di tipo sociologico, in quanto sociologo. E parto da questo punto di vista, cioè perché noi studiamo il territorio, perché noi abbiamo bisogno di ritagliare il territorio. Tra l'altro molto interessanti le cose che ho sentito adesso, perché le cose che ho sentito adesso ci dicono esattamente che noi possiamo ritagliare il territorio come desideriamo. E quindi non prestare attenzione a quelli che sono i confini amministrativi, non prestare attenzione a quelle che sono le definizioni, ad esempio della functional urban area che le istituzioni, i centri di ricerca europei certe volte ci impongono di adottare, quindi siamo più liberi di creare delle clusterizzazioni del territorio, trovare forme di omogeneità, trovare cioè dei territori che in quanto caratterizzati dalle stesse variabili siano il target, l'oggetto dell'intervento pubblico, dell'intervento politico. Allora, come ho detto eh, precedentemente, il mio intervento è un taglio un po' diverso soprattutto riguarda l'urbanizzazione. Cioè, da sempre, non è un caso, guardate, gli interventi che vi hanno preceduto riguardavano città. L'attenzione da parte degli amministratori, ma anche da parte delle politiche, se vogliamo, è sempre o quasi sempre prevalentemente mirato ad interventi sulla città. Il problema è che non sappiamo di preciso che cos'è città. Però a maggior ragione laddove abbiamo delle celle che possiamo aggregare, potremmo anche inventarci nuove definizioni di città. Quindi c'è una tensione crescente verso l'urbanizzazione, ma non sappiamo ancora che cos'è l'urbanizzazione. Se ne parla degli anni 70, noi abbiamo almeno una decina di criteri per identificare le aree urbane, guardando l'omogeneità, guardando i flussi di popolazione, guardando la contiguità, la continuità degli edifici. Quindi, e questo però significa che c'è una certa discrezionalità se noi possiamo definire la città in certi modi per intervenire nella città allora noi sappiamo che lo possiamo fare in tanti modi e poi c'è questo luogo comune insomma del fatto che il nostro paese è sempre più urbanizzato che le città sono sempre più importanti che le città sono il motore dello sviluppo delle città ma è veramente così Adesso io non so cantare molto bene. Questa è una canzone di Gaber. Non so se conoscete questo cantautore milanese. Questa è una canzone del 1969. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come bella la città, come grande la città: piena di vetrine, di luci, di negozi. Forse alcuni di voi la conoscono. No? Questa è una canzone del 69. Mettetevi in testa questa data del 69, è il momento più alto di sviluppo dell'urbanizzazione dell'Italia, poi da lì ci sarà ancora una crescita ma una tendenziale stabilizzazione. L'Italia non cresce più d'un tanto dal punto di vista delle aree metropolitane, vedremo poi un grafico, quindi questa è una cosa molto importante, siamo sicuri che se viviamo in un mondo che è completamente urbanizzato, Beh, io direi di no. Ad esempio, solamente un terzo della popolazione italiana vive in quelle che sono le città metropolitane. Il numero di persone che vivono in piccoli paesini con numeri veramente irrisori di popolazione, se li mettiamo insieme, è ben più consistente della popolazione urbana. Dunque, il problema è quello di un po' disfatare no? il mito del fatto che tutti andiamo a vivere in città. Tutti forse... Pendoliamo verso la città quotidianamente, o tutti ci andiamo come siti use, uso una categoria del mio maestro Mattinotti. Tutti ci andiamo per andare al cinema. Tra l'altro, questa è la prossima sfida dell'Istat: studiare non solo la popolazione che abita nella città, ma anche chi la consuma. Voi sapete che noi non riusciremo mai a calcolare quanti turisti ci sono in una città, questo di questo dobbiamo essere consapevoli. Sappiamo quanti turisti dormono in città. Ma quanti vanno e vengono durante il giorno? Non lo sapremo mai. Nemmeno quelli che vanno a visitare un museo, nemmeno quelli che vengono a fare lo shopping e che vengono da un paesino dell'area metropolitana che non è neanche contemplato nelle functional urban areas, perché magari fanno so, 150 km, ma vengono spesso. Questo per dire la complessità. Quindi non solo l'Italia non è completamente urbanizzata, ma anche la sua urbanizzazione è molto complicata da studiare, molto complicata da misurarsi, a fronte del fatto degli straordinari progressi che già chi mi ha anticipato ha messo in luce. Questo per dirvi che alla fine 21 milioni di persone su 60 milioni vivono nelle aree che vengono definite città metropolitane, no? quindi sono pochi tutto il resto dell'Italia vive in altri contesti e che non sono necessariamente contesti che potremmo definire di tipo urbano. No? Vedremo che tipo di contesto sono. Quindi attenzione a immaginare e anche dedicare un'eccessiva attenzione alle questioni delle grandi città. Non è così, l'Italia è ancora un paese. Che è fortemente caratterizzata da una distribuzione delle popolazioni in paesi medio-medio-piccoli. L'Italia è uno dei paesi più policentrici, ce lo dice il Medioevo, città-Stato. Da noi la formazione dello Stato è stata molto lenta, ci siamo arrivati tardi, non abbiamo avuto una grande capitale e attorno a paesi piccoli, no? come potrebbe essere stata la Francia, l'Austria. Da noi il sistema. Urbano è fortemente policentrico, abbiamo più di 60 città con più di 100.000 abitanti, quindi è un sistema che ha una connotazione che non può essere ricondotto esclusivamente al prevalere di un modello di forte metropolitanizzazione. Questo è il famoso, è qui no? 61-71, è qui che cantava la sua canzone Giorgio Gaber e quando diceva nel finale della canzone no? sempre più negozi sempre più luci, era già un'indicazione del fatto che la città cominciava un po' a stufare. Quindi c'è stata una crescita straordinaria, ma poi c'è un rallentamento. Ovviamente poi le città si allargano a dismisura, si vive nelle periferie, si vive nella villettizzazione, si vive nel continuo urbano del Veneto, ma è un'altra cosa no? rispetto all'idea della città metropolitana che cresce continuamente. A un certo punto rallenta, ha un andamento molto più... Ha un andamento molto più stabile. Allora, io provo a lanciare uno slogan a mo' di provocazione e dico che potremmo considerare l'Italia come un'unica città che ha i suoi giardini e le sue periferie, è un po' una provocazione: i suoi giardini sono le zone centrali, sono le zone verde. Mentre diciamo che se l'Italia non è tutta metropoli, appunto, è quasi tutta città. Il nostro paese è un paese che è quasi tutta città, anche se non è esclusivamente metropoli, perché c'è un'urbanizzazione molto diffusa, c'è un'urbanizzazione molto distribuita, qualcuno ha definito il concetto di arcipelago urbano italiano. Guardate la potenzialità che noi abbiamo avendo a disposizione queste celle, no? che ci consentono di vedere, ad esempio, come l'urbanità, i comportamenti del tipico cittadino si riscontrano probabilmente un po' ovunque. No? Quindi, questa è un'idea un a cui tengo particolarmente. L'Italia, come un'unica grande città, non fatta tanto da metropoli, con aree verdi, con una distribuzione delle città medie sul territorio. E questa è un'immagine, secondo me, che rappresenta bene questo contesto, ben diverso dalle megalopoli di altri paesi, no? con una forte concentrazione urbana. Il nostro vivere urbano, i nostri stili di vita sono profondamente distribuiti, superano i confini. Sono dati da una grandissima mobilità. Nel mondo gli stili di vita sono talmente omogenei e omologati, per cui è veramente difficile, come faceva Manzonico quando Renzo Tramaglino arriva a Milano, lo riconoscono e dicono: quello viene dalla campagna perché ha le scarpe sporche. I nostri stili di vita sono fortemente omologati, sono fortemente simili. Abitiamo in questa unica grande città. Dove non c'è più la grande metropoli che ancora mette, come dire, stigmatizza colui che non vi appartiene, se vogliamo. Allora, proviamo adesso a definire velocemente, passare dal tema dell'urbanizzazione a quello dell'urbanità delle persone. Se abbiamo difficoltà a dire come un territorio urbanizzato, anche se ci sono molti studi, uno recente molto bello. Fatto da Balduccio, il Politecnico di Milano, però abbiamo difficoltà a definire che cos'è urbano. Questo non dobbiamo eh, negarlo, dobbiamo invece definire che cos'è l'urbanità, questa volta non dei territori, ma delle persone, proprio perché tutti siamo sempre più urbani, dal punto di vista che abbiamo un'omogeneità negli stili di vita e nei comportamenti. Allora, urbano potrebbe essere definito essere proprio di una persona che abita in città però questo già di per sé ho detto una contraddizione perché la città non esiste più allora le functional urban area dicono che urbano è colui che ad esempio quotidianamente viaggia per andare in città siamo d'accordo su queste definizioni siamo d'accordo che il pendolare è rende il proprio comune urbano per il semplice fatto che quotidianamente un certo numero di persone si spostano voi sapete questo è credo che usano eh, l'OSD, la functional urban area, è un comune, è considerato urbano se ogni giorno un tot di forza lavoro viaggia verso il centro, viaggia verso il comune principale. Bene, quello è un comune che viene definito urbanizzato, ma siamo davvero d'accordo da, su questa cosa qui? Io posso pendolare su Milano, ma la sera tornare a coltivare l'orto o avere degli altri interessi o non condividere minimamente lo stile di vita consumistico della città. Quindi il pendolare il viaggiare quotidianamente da una città all'altra che è criterio utilizzato in alcuni casi per definire l'area metropolitana è sbagliato così come se vogliamo è anche sbagliato l'altro tipo no? cioè di dire ecco quello è in campagna e siccome quello lavora in campagna se ne sta in campagna non viene mai in città non è persona urbana cioè non è in un modo o nell'altro non contribuisce con i suoi stili di vita a far sì che il proprio comune sia considerato come parte dell'area metropolitana non è vero non è vero noi abbiamo un sacco, anzi, diciamo che c'è una certa borghesia, una certa borghesia che ha riscoperto la campagna, che tendenzialmente se ne sta in campagna, grazie alla diffusione del telelavoro, non va in città, ma ha uno stile di vita straordinariamente urbanizzato, dal punto di vista dei consumi culturali, dal punto di vista degli stili di vita e della quotidianità. Guardate come in sintesi queste due maglie si sovrappongono: l'urbanizzazione del territorio e l'urbanizzazione delle persone. Quindi, eh, scusate, l'urbanizzazione del territorio e l'urbanità delle persone. Questo è estremamente importante, cioè lavorare non solo sul territorio, ma sulle caratteristiche delle persone che in base ai criteri e delle variabili che noi possiamo adottare, queste persone pensiamo che siano definibili come persone urbane. E quindi che possono essere destinatarie di un certo tipo di politiche o destinatari di un certo tipo di interventi o anche di una narrazione statistica sulle sue caratteristiche. Tutto questo ovviamente è favorito dal fatto che ho dei nuovi strumenti di georeferenziazione che mi dicono in quella cella, in quel posto, magari a bassa densità, eppure ci abitano persone molto istruite che guardano gli stessi canali televisivi di quelli che abitano in città. Che hanno gli stessi tipi di consumi. Beh, perché no? Perché non considerare anche queste persone urbanizzate, anche se non necessariamente sono inserite nella città, proprio perché queste due maglie non si sovrappongono perfettamente nella Italia città che ho descritto prima, dove noi abbiamo una facilità di movimento notevole, ci sono mezzi di trasporto che ci consentono in tempi brevi di essere in un posto nell'altro nel mondo, abbiamo il lavoro. Guardate come questa urgenza del ritaglio inter, eh, territoriale sfuma, non è un'urgenza così pressante per certi versi, perché anche le persone che non appartengono a questi ritagli hanno gli stessi comportamenti e gli stessi stili di vita. Qui facevo un intervento, forse io ho tradito la mia parlata, io lavoro a Milano ma sono piacentino, questa è la dimostrazione, la città di Piacenza i puntini piccoli sono i comuni che rientrano delle functional urban area, così come vengono definite dall'Eurostat. Dall oh, bene, in questo tipo di definizione, che parte dal presupposto che tutti quelli che pendolano verso la città siano comunque cittadini, che non è vero, vengono tagliati fuori due grossi comuni come Fiorenzuola, Darda e Castel San Giovanni semplicemente perché non c'è un pendolarismo. Peccato che siano comuni consistenti, che siano comuni su una, su una linea ferroviaria che collega Bologna a Milano. E quindi, bene o male, questi comuni sono altrettanto urbani, anche se sono esclusi dalla definizione della functional urban area. Il mio invito, dunque, è quello, ogni volta di essere critici nel mettere in discussione le definizioni di urbanizzazione del territorio, sapendo che l'urbanità delle persone è molto più distribuita e andrebbe studiata. Quando è che una persona è più o meno urbana? Mi avvio alla conclusione facendo questo esempio ad esempio che è questo qua, tabella dell'Istat, in cui si dice, io mi chiedo, se è più urbano il 55% che nei comuni fino a 2000 abitanti usa internet, voi sapete che nei comuni piccoli ci sono molte persone che usano internet, in base alla nostra definizione di urbano, che è quello urbano in senso più lato, cioè che ha una familiarità con la tecnologia, che è istruito, che è informato, allora... È più urbana la popolazione che abita in un piccolo comune di 2.000 abitanti ma usa internet o è più urbana invece quel 30% della metropoli che dichiara di non usarlo, che non sa usarlo e che quindi non è urbana dal punto di vista della mancanza di contatti con il sistema delle informazioni, dal punto di vista... Dell'arricchimento personale, dal punto di vista culturale. Guardate come, in territori diversi, più o meno urbanizzati, i livelli di urbanità sono diversi. Posso trovare più urbanità in un piccolo paesino di provincia piuttosto che in una periferia o in una parte della città, dove le consuetudini, gli atteggiamenti e i comportamenti di queste stesse persone non sono assolutamente all'altezza dei tempi, diciamo, non sono sufficientemente aggiornate. E chiudo qua cercando di, avere, di essere stato sufficientemente chiaro nel trasmettere l'idea che urbanizzazione del territorio e urbanità sono due cose diverse, ma le cose che ho sentito favoriscono fortemente il fatto che io posso fare dei fuochi su territori diversi e riclasterizzare i miei dati. Ecco, posso dire, in Italia ci sono... 200-300 celle, e vado a vedere dove sono, dove il livello di urbanità è estremamente alto in base alle variabili che decido io, livello di istruzione, uso della tecnologia, frequenza nei mezzi di trasporto, quello che volete, e scoprirò delle geografie a geometria variabile, inedite e credo interessanti. Grazie. Grazie. Qui sì, diciamo, approfitto io per, fare, per collegarmi sull'ultimo esempio che, che, che ha fatto. Cioè, è chiaro che, se capisco bene, eh, ricordo che io non sono statistico, eh, il concetto di urbanità o, eh, dipende molto da che tipo di, di, diciamo, di indicatore lei prende riferimento, perché l'esempio che lei faceva è chiaro che se viene sterilizzato il tema dell'internet da solo, gli può dare un valore. No? Quindi immagino, una persona, una persona anziana che vive al centro della città. Non usa internet, sulla base di questo indice, sarebbe classificato come meno urbanizzato di un giovane che vive fuori dall'area della grande città. È chiaro che però messo insieme più diventano numeroso, immagino, il, il numero degli indicatori di riferimento, più questa diciamo, non urbanità o urbanità, viene, si modifica, perché probabilmente se lei prende altri indicatori, la persona anziana usa più comunque su altri campi, usa molto la città e quindi diventa più urbano di quello che, che sta fuori, immagino. Sì, sì se posso, no? io infatti ho preso un solo indicatore che era quello che provocava di più, cioè era quello che aveva una dimensione più provocatoria. Evidentemente il lavoro sta nella, in una operazione di definizione che comporta più indicatori, di quello che noi pensiamo possa essere uno stile di vita metropolitano, urbano, globalizzato, per poi riscontrare, alla luce di un set di indicatori che possiamo aggregare in vari modi, più o meno pesare, possiamo decidere come vogliamo, trovare degli indici sintetici di urbanità che mi consentono rispetto a tutte le celle che io ho, di vedere quanto è sviluppato questo indice di urbanità. Ma lo faccio a priori in base ad una teoria. Potrei fare la stessa cosa su de, delle altre variabili, su, non so, sulla marginalità sociale anziché sull'urbanità. Ecco, allora, eh, il mio, la mia osservazione è che la, la mappa territoriale non vedrà necessariamente una sovrapposizione dell'urbanità con l'urbanizzazione. Proprio per questo modello italiano, forte, della città, del paese città, dove l'urbanizzazione... Quella non, non la metropolitizzazione ma l'urbanizzazione diffusa è tale per cui gli stili di vita sono molto simili e si trovano un po' ovunque per certi versi. Non so se... sì. Qualcun altro vuole intervenire? Se no diciamo, passiamo alla, alla seconda parte chiedo quindi ai relatori di... Sistemarsi qui in, diciamo, in platea e invece di venire ai partecipanti della tala rotonda che sono Sandro Cruciani di Istat, Valeria Fedeli del Politecnico di Milano, Vincenza Di Malta della città metropolitana il piacere, di Roma Capitale e Paolo Testa del Lange. Non so bene come ci sistemiamo nelle due postazioni ma hanno deciso, per noi. Hanno deciso noi qui. Bene, ehm, ma io diciamo, chiederei a, ai nostri quattro diciamo, ospiti di, di partire un po' dalle dalle relazioni che hanno, che hanno presentato i, i colleghi precedentemente e dirci magari anche sulla base della loro esperienza come, come vedono diciamo, queste. Queste modalità, queste analisi fatte come possono trovare una loro applicazione. e Anche poi chiederei, di, diciamo, quali, quali sono gli strumenti, secondo loro, più adeguati per cogliere in qualche modo le dinamiche, e le modifiche di queste dinamiche, l'evoluzione di queste dinamiche, diciamo, del, dei fenomeni urbani oggi molto, molto attuali. Quali appunto per esempio la, la dimensione sociale, appunto il tema della della, della, della smart, smartless, diciamo, della, delle singole città. Eh, puoi iniziare tu? Grazie. Eh, Sandro. Sì, eh, dunque, eh, le relazioni di oggi sono state ovviamente molto interessanti ehm, e ci hanno detto anche due cose fondamentali. Due delle tre cose che volevo dire eh, e su cui, sulle quali sta lavorando anche l'Istat. La prima è che mi sembra che eh, pur lavorando sempre eh, e abbondantemente sul tema dell'urbano, delle città, delle aree metropolitane, eh, siamo ancora in carenza di un quadro concettuale definito. Eh, a volte si, ci si sposta da definizioni diciamo, di urbanizzato come terri territorio diciamo, in qualche modo edificato o comunque con presenza di manufatti eh, antropici e umani, e a volte invece poi si, si, si passa eh, a definizioni diciamo, più light, più... Ecco, questo credo che sia uno dei temi eh, che, eh, su cui bisogna lavorare ancora molto. Eh, diciamo che su questo eh, è una cosa su cui stiamo lavorando molto anche con, insieme a Urbanit, e credo che poi Valeria, non gli voglio rubare ovviamente eh, l'intervento, ma insomma, diciamo eh, in questo protocollo di ricerca che abbiamo stabilito con, eh, tra Istat e Urbanit, uno dei temi. Eh, importanti è proprio quello della, di, di, di definire un framework di lavoro, un quadro concettuale su cui, su cui riferirci. Eh, L'altro elemento, invece, che mi sembra che eh, sia emerso con chiarezza eh, è l'importanza dell'informazione georeferenziata. Eh, questo è un, è un tema su cui eh, l'Istat sta avviando ormai da un paio d'anni, circa un anno e mezzo circa, ehm, la costruzione di un registro. Eh, che di, consentirà poi di in, fu in futuro la georeferenziazione dell'informazione dell statistica eh, attraverso, come, come avete visto eh, sul caso di Bologna, ma diciamo esteso a tutto, ovviamente, tutto il, il territorio nazionale, quello di raccogliere eh, eh, in, e sistematizzare indirizzi in modo tale da poter georeferenziare tutte le unità statistiche. Quindi qui non stiamo parlando soltanto ovviamente di, di popolazione, quindi di individui, ma stiamo parlando anche di attività economiche, di imprese, di istituzioni, eh, di altri oggetti eh, sensibili per il territorio. Eh, quindi questo è un... un un lavoro molto importante che stiamo, che stiamo svolgendo, complicatissimo, perché eh, il panorama informativo nazionale non è particolarmente florido, nel senso che la gestione sia del, degli archivi amministrativi che contengono strade o coordinate è molto frammentata, eh, alcune regioni hanno ovviamente situazioni molto floride, altre un po' meno. Quindi dobbiamo anche governare un po' una, una variabilità territoriale molto, molto accentuata, eh, che quindi, però, poi può avere delle conseguenze su, sui gradi di copertura. Qui li abbiamo visti un po', eh, qualche numero abbiamo visto, ovviamente Bologna è uno degli, dei comuni di eccellenza, in, in questo, eppure anche in quel caso ci sono dei piccoli sfridi che ancora non abbiamo coperto totalmente. Eh, Comunque diciamo, questo è eh, il, il tema delle infrastrutture, infrastrutture informative. Il registro statistico di base dei luoghi che contiene ovviamente la componente indirizzi è una delle infrastrutture che stiamo mettendo in piedi all'Istat e qui eh, su questo chiaramente eh, è, è diciamo, il, il nucleo più importante eh, rispetto all'informazione statistica. Informazione statistica godrà di questa infrastruttura per poter essere georeferenziata sul territorio. E il terzo punto che volevo affrontare, è che diciamo, da una parte la definizione, dall'altra parte le infrastrutture informative eh, sono, sono i dati, eh, noi ancora eh, non abbiamo sufficienti eh, informazioni statistiche per coprire tutte le vari, eh, diciamo, aspetti. Eh, variegati di una città, di un'area metropolitana, di un, di un contesto urbano. Eh, abbiamo fatto uno sforzo eh, molto interessante, è stato presentato meno di un mese fa, ehm, sulla georeferenziazione, sul eh, diciamo, rilascio dell'informazione statistica sulle imprese su, con, con, eh, con agganciati i dati economici, il cosiddetto frame SBS. Eh, quindi praticamente ogni unità locale eh, per ogni unità locale abbiamo a disposizione non solo i tradizionali informazioni riguardo addetti eh, e settori di attività, ma abbiamo da, a partire dal 2015 e tra poco anche il 2016, abbiamo anche informazioni circa i risultati economici che, che ottengono queste, eh, queste unità locali. Eh, questo ovviamente riguarda tutto l'universo delle, delle imprese italiane, quindi stiamo parlando di circa 4.800.000 soggetti, che attraverso anche là un uh, accurato, eh, abbiamo fatto una sperimentazione proprio sempre su Bologna ehm, eh, e abbiamo collocato proprio all'interno del territorio, precisamente all'interno del territorio, Tutte le imprese, le unità locali che producevano e quindi abbiamo capito come, eh, come è distribuito, ad esempio, il valore aggiunto all'interno del, del comune. Quali sono le aree produttive, quali sono le aree meno, meno svant più svantaggiate, quali sono le aree che hanno una vocazione manifatturiera, quali quelle di servizi. Quindi chiaramente il potenziale informativo di una base dati di questo genere è enorme. Quindi, questo è il terzo diciamo, binario su cui sta lavorando l'Istat. Questo per quanto riguarda l'informazione eh, subcomunale per capirci, per arrivare addirittura a livelli eh, al di sotto del comune, ma stiamo facendo molto anche dal punto di vista del, dell'ampliamento dell'informazione dell statistica comunale, eh, lì dove ovviamente eh, è sufficiente e lo stiamo facendo attraverso ad esempio il rilascio di informazioni sui musei, eh, visitatori dei, dei musei, stiamo facendo rilasciando ad esempio le informazioni sui flussi turistici, cosa che non è mai avvenuta in precedenza, flussi turistici o base comunale, gli eh, arrivi e presenze di italiani e stranieri, quindi per ogni comune, eh, tra l'altro questo è utilizzato è stato utilizzato recentemente per una valutazione all'interno delle aree interne, progetti sulle aree interne, quindi hanno, hanno delle ricadute, ovviamente questa informazione micro lo dico ovviamente al responsabile del POM Metro, hanno delle ricadute anche sulle policy, ovviamente molto, molto dirette e molto, molto concrete, come anche ovviamente la conoscenza del... Quindi diciamo riepilogando, ecco, noi penso che stiamo eh, andando nella direzione giusta lavorando su queste tre componenti, quindi la componente definitoria che ci deve accompagnare per tutto il percorso, il percorso di, percorsi di analisi e anche un po' per cercare di costruire anche un, un pubblico diciamo, che, che condivida una serie di, di approcci, una serie di definizioni, in modo tale di presentarci anche a livello internazionale con delle alternative. Eh, vi ricordo che eh, è stato da poco approvato il regolamento Tercet, che è un regolamento che sostanzialmente definisce quali sono le, le aree, diciamo le classificazioni del territorio che tutti i paesi europei devono adottare. Una di queste classificazioni è quella sul grado di urbanizzazione. Quindi volenti o dolenti diciamo... Eh, non ci siamo riusciti noi a farlo noi come, eh, come Stato, ci c'è riuscita l'Europa, nel senso che noi sappiamo adesso quali sono le aree urbanizzate o comunque le aree densamente urbanizzate. È ovvio che sono definizioni che a noi non soddisfano pienamente, però è un contesto su cui bisogna confrontarci, nel senso che questa è una, sarà sicuramente un dominio di rilascio dell'informazione statistica, un dominio in cui le politiche europee probabilmente interverranno. Sì, grazie. Io, se ho capito, se ho capito bene, diciamo, individuo due, due, due problemi. Che, diciamo, uno è quello della, della qualità del dato, che non è un dato, forse, sempre diciamo, omogeneo nei vari, nei vari territori che andiamo a prendere. Quindi, la, la disponibilità di avere un dato strutturato, come quello, per esempio, che ci ha presentato Bologna, no? anche il, il collega. Dell'Istat eh, eh, Ricci, no, Ricci? Eh, sì, che ci ha fatto vedere come c'è una forte differenza tra lo stato, per esempio, di Bologna sulla possibilità della, della, della lettura del dato e da quella, per esempio, di alcune città del sud, come Messina, Reggio Calabria, dove probabilmente fare un lavoro analogo oggi non darebbero un risultato qualitativamente così forte e diciamo, è certo, perché purtroppo manca probabilmente il sistema dell'archiviazione diciamo, della, dell della, del dato censuario non è, non è diciamo, adeguato oppure non è aggiornato e quindi forse il dato rischia di diventare in qualche modo eh, sfalsato. Quindi questo dico sempre nella logica della, della, del, del lavoro che faccio io, che cioè, quindi noi abbiamo qualche volta la difficoltà a usare dei dati che, sia, che, ci, che ci possa... Diciamo, Rappresentare in realtà molto differenti da loro. Prego dottoressa, lascia a lei l'intervento. Eh, grazie, grazie anche per l'invito perché la sessione è stata per me molto interessante. Io cercherò di commentare alcuni degli spunti che mi sembrano emergere. Da quale punto di vista? Dal punto di vista di una docente professore di urbanistica, quindi che si occupa di ragionare su come cambia la città, e, eh, ma anche come appunto rappresentante di questo lavoro di collaborazione che abbiamo in atto con Istat e Urbanit, che è un'associazione volontaristica di università, dipartimenti che si occupano di urbano e che cerca appunto di mettere al centro di nuovo di un'agenda di politiche quali esse siano eh, la città. Questo è l'obiettivo. Quindi con uno sfondo che è anche molto operativo e progettuale, nel senso che ci interessa capire dove va la città, perché sulla città siamo convinti c'è bisogno di dire qualche cosa e c'è bisogno di immaginarsi um, almeno un'agenda di, di politiche, se non una strategia nazionale hm, per le aree urbane italiane. Quindi il mio è anche un orientamento un po' progettuale oltre che di ricerca. Però mi piacerebbe riprendere due spunti delle riflessioni eh, che sono state fatte, a partire da, soprattutto dall'ultimo ehm, dall contributo del professor Nuvolati. Ehm, Professor De Matteis, un grande geografo italiano, scrivendo la voce città dell'Enciclopedia eh, Treccani, ricorda uno scritto di Cattaneo eh, che racconta il paese delle cento città e racconta di un policentrismo no, che è nel DNA del, dell'Italia. Però non dice solo quello: Cattaneo in quella eh, piccola citazione che De Matteis riprende, dice sostanzialmente che già nel momento in cui costruiamo l'Italia come stato unitario, in realtà l'identità dei luoghi. È così profondamente radicata nelle città che in fondo siamo in una condizione quasi di proto-regionalismo, regionalismo urbano. In che senso? Lui dice: l'unica patria che eh, gli uomini, del, le persone che vivono nel contado riconoscono è la città che sta al centro di quel contado, come se ci fosse, anzi, raccontando la stretta interazione tra l'urbano e il non urbano, forse ancora il rurale, che nel 1861 era però già parte di questa condizione urbana. Eh beh, De Mateis commenta questa frase dicendo: in fondo ce l'avevamo quasi nel DNA, questa condizione di urbano e non urbano strettamente collegata. Poi quando abbiamo introdotto le regioni, le regioni hanno cancellato questa capacità di leggere e raccontare l'Italia attraverso questo proto-regionalismo urbano, cioè attraverso questa stretta relazione tra urbano e non urbano che costituisce la nostra matrice no, quotidiana di vita. Eh, perché le regioni in fondo unità statistica diventano un'istituzione e cancellano ogni ragionamento no, di politica anche sulla proto-metropolizzazione o il proto-regionalismo urbano. E lui commenta ulteriormente dicendo da allora, abbiamo, dal momento in cui abbiamo istituito le regioni, abbiamo continuato a fare degli sforzi per provare a leggere questa scala regionale dell'urbano che invece non, emerge, non è mai emersa in un'agenda vera no, di ragionamento sulla città a questa scala. Ecco quello che noi stiamo facendo con Istat credo e anche che abbiamo fatto con Politecnico di Milano con altre nove università in quel PRIN che ricordava il professor Nuvolati coordinato dal professor Balducci è stato proprio un tentativo di capire come si fa a raccontare una città che è ben fuori dai suoi confini dove l'urbano è un po' da tutte le parti ma non perché necessariamente ci portiamo tutto è urbanizzato, hm? ma perché la nostra condizione di vita è urbana in tanti luoghi e perché tanti luoghi costruiscono l'urbano. Eh, riprendendo un altro geografo che si chiama Neil Brenner, che alcuni di voi apprezzeranno o meno, in realtà eh, lui ci dice che l'Alaska è urbano, ma non perché è urbanizzato, ma perché senza l'Alaska le nostre città non stanno in piedi. Hm? Allora in una condizione come quella italiana, come si fa a raccontare dov'è la città? l'urbano, mettendo da parte l'idea che la città sia quella cosa che abbiamo ereditato da, dall'epoca di Cattaneo se non prima, che sta nei suoi confini e che eh, die, non è più quella lì. No? Eh, abbiamo provato a farlo in diversi modi, per esempio sfatando l'idea dei gradienti di densità. La densità non è più quella di un tempo, ci sono densità significative ad una certa distanza dai luoghi in cui ci aspettavamo la densità ma sono densità non solo demografiche, ma di problemi urbani o di condizioni di urbanità, come si diceva, eh, che ci fanno dire che la città si è spostata oppure che l'urbano ha tante forme diverse e a queste forme diverse dobbiamo dare un nome, un cognome e dobbiamo essere capaci di, di descriverle. Oppure l'abbiamo provato a fare cercando di definire che cos'è l'urbanità, ma è difficilissimo definire che cos'è l'urbanità, perché può essere un fattore fisico, strutturale, l'accessibilità la, dei servizi, la presenza di servizi, o può essere urbanism as a way of life, cioè una condizione che ti fa sentire urbano anche se te ne stai in campagna, perché sei iperconnesso e vivi in uno stile di vita tipicamente urbano. Ci sono un po' in letteratura di definizioni di questa urbanità, ma tutte ti stanno un po' strette quando le devi calcolare e misurare. Questo è un vero problema perché non, non ce la fai. Un altro modo in cui abbiamo provato a farlo è capire le eh, divergenze, i disaccoppiamenti. Eh, lo spiego con un esempio: iperurbanizzato, ma poco urbano. No? Ci sono delle cose che noi prima avevamo scontato che stessero insieme, invece non ci stanno più insieme, per cui trovi. Delle condizioni molto urbane in luoghi che non sono urbanizzati, oppure una crescita di consumo di suolo a cui non corrisponde densità di opportunità e risorse, allora quei luoghi lì in cui esistono iniziano a vedersi dei disaccoppiamenti tra variabili tradizionali dell'urbano sono indizi che bisogna riconcettualizzare l'urbano e anche trovare misurazioni diverse. Concludo dicendo che forse la sfida più difficile, comunque, mh, è non solo superare i confini, ma superare le scale che vi sembra l'altro leitmotiv della, della sezione di oggi. No? Oggi abbiamo visto un'implosione quasi del dato, per cui io riesco ad avvicinarmi tantissimo a quello che succede sui territori e quindi a capire il micro, ma contemporaneamente ho bisogno e sento di doverlo fare perché voglio capire il macro. Quindi le sezioni di Bologna no? che si avvicinano sempre di più al numero civico per raccontarmi cosa succede nei luoghi, mi servono in realtà non solo per capire Bologna nei suoi dettagli, ma per capire la scala metropolitana e oltre di Bologna. E questa forse è la cosa che, che mi sembra più importante: la transcalarità. È difficilissimo farlo con i dati che abbiamo a disposizione, con i modi con cui per ora abbiamo raccolto i dati, invece. Per raccontare l'urbano oggi dobbiamo capire perché quel pezzettino è così rispetto all'insieme ed è molto com complicato farlo, ma è la cosa più interessante da fare. Per questo nel nostro protocollo d'intesa con uh, Istat ci siamo, abbiamo iniziato a ragionare su come si fa a, a mettere in campo i flussi, le relazioni, le dimensioni trascalari. È veramente difficile, però credo che sia importante tenere alta no? l'obiettivo per avvicinarsi a qualcosa che ci soddisfi di più, quando poi questo ha un impatto sulle, sulle politiche e su politiche per la città in Italia, che sono convinta, come ci diceva Martinotti che devono essere differenziate no? devono capire le differenze e ragionare in termini di approcci eh, diversificati alle città perché le nostre città sono diverse il nostro urbano è molto diverso e se continuiamo a trattarlo come un'unica sola cosa piccole città, medie, grandi no, forse un urbano che le tiene tutte insieme in maniera molto diversa che, che riusciamo a, a dire qualcosa che possa essere utile a una strategia per le città a livello nazionale grazie mille Dottoressa Fedeli. E, dottoressa Di Malta, lascio a lei. Allora, scusate, ho avuto un abbassamento di voce, quindi parlerò con questo tono molto caldo. E, innanzitutto, quello che emerge dagli interventi precedenti sicuramente è una molteplicità di approcci e di metodi di utilizzazione anche dell'informazione. Abbiamo visto, eh, ci troviamo oggi a lavorare per mettere a disposizione dati eh, sempre più eh, come dire, ehm, eh, capaci di misurare fenomeni estremamente diversificati all'interno delle nostre città eh, adattando eh, appunto dati provenienti da fonti diversificate. Eh, si è detto eh, sulla eh, opportunità di disporre di un armamentario di definizioni condivise, ok, però è anche opportuno, eh, come dire, disporre di eh, definizioni e approcci che abbiano delle caratteristiche di maggiore apertura, perché? Perché le città, ah, mi piace ricollegarmi un attimo alla eh, definizione con cui ha chiuso l'intervento il professor Nuvolati, l'Italia è un paese di città, L'Italia è un paese di città e le città sono i luoghi in cui vivono eh, i soggetti che subiscono a volte le eh, scelte di politiche, di scelte eh, e di non scelte operate dai nostri eh, diciamo così, governanti e eh, policy maker. Quindi è quello il contesto in cui si verificano i fenomeni che siamo chiamati a gestire. Um, Opportunità di disporre di eh, definizioni capaci di adattarsi a queste, eh, queste problematiche. Um, io mi sono segnata alcuni eh, spunti di riflessione. Eh, le città sono appunto le realtà che oggi sono chiamate a eh, come dire, cogliere le sfide eh, che la comunità europea ci pone in termini di eh, efficientamento delle risorse di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse in termini di eh, capacità di risolvere e di eh, come dire garantire lo svolgimento di quelle funzioni che si sviluppano all'interno dei contesti urbani eh, incapaci di garantire un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni eh, dal punto di vista non soltanto economico e sociale e demografico, anche ambientale, perché non ci dimentichiamo che si vive bene in un contesto in cui tutte le variabili, soprattutto quelle relative agli inquinanti e all'accumulo di rifiuti, eh, mi piace sottolineare questo aspetto perché comunque è quello da cui proviene maggiormente la mia esperienza, eh, sono gestite in maniera ottimale per garantire una migliore qualità della vita. Perché parlo di rifiuti? Perché parlo di matrici ambientali? Perché la matrice ambientale è uno dei temi che va affrontato all'interno delle città, che va gestito e quindi l'informazione deve essere anche in grado di eh, supportare eh, i politici locali nel monitoraggio e nella ottimizzazione di queste componenti. Le città sono il luogo in cui si concentrano le risorse le risorse che consentono lo svolgimento non soltanto di quelle funzioni, di quei servizi che oggi utilizziamo come cittadini, come utilizzatori appunto della città, ma che eh, appunto permettono lo svolgimento di quelle attività di sviluppo e produttive che vivono e si realizzano nelle città. Um, ed è questo un po' il eh, tema che noi come città metropolitana abbiamo colto eh, per quanto riguarda appunto il metabolismo urbano, che è stato un approccio che abbiamo voluto portare all'interno dei nostri territori, in particolar modo in due dei nostri comuni che stanno aderendo ad un progetto eh, che ha partecipato appunto al programma Horizon 2020 Urban Wins. Perché, perché metabolismo urbano? Perché le città sono estremamente diversificate al loro interno, non soltanto dal punto di vista dei fenomeni demografici, abbiamo detto, ma anche delle modalità con cui vengono utilizzate queste risorse, risorse materiali ed energetiche. Monitorare l'utilizzo di queste risorse ci consente di garantire quello che è il, ehm, la capacità di rispondere alle esigenze di sviluppo eh, di queste città che eh, vengono eh, espresse dai territori. Eh, il monitoraggio è un'operazione estremamente complicata perché? perché le basi dati sono estremamente diversificate e eh, diciamo, eh, vanno omogeneizzate dal punto di vista dell'utilizzo effettivo di queste informazioni. Che cosa si intende? Innanzitutto che cos'è il concetto di metabolismo urbano che noi abbiamo cercato di sviluppare all'interno di questo progetto che vede tra l'altro il coinvolgimento di circa 27 partner a livello europeo di cui poi vi fornirò appunto il dettaglio abbiamo cercato di eh, creare una contabilizzazione di quelli che sono i flussi di materie e eh, di energie, quindi flussi legati all'utilizzo delle acque, all'utilizzo delle materie, all'utilizzo delle energie, anche delle sostanze nutritive, che garantiscono il soddisfacimento di quelle esigenze di quelle attività che si sviluppano nelle città. Mettere insieme queste informazioni per garantire a chi è chiamato poi eh, di, diciamo, a prendere delle decisioni sullo sviluppo della città la possibilità di avere un quadro ampio che gli consenta di verificare l'impatto delle proprie decisioni, un impatto che si sviluppa sia sui cittadini. Uh, nel senso più ampio del termine, cioè chi vive ma chi, chi usa le città, ma anche chi opera all'interno di quelle città, quindi aziende con parti produttivi. Città diverse con metabolismi differenti che vanno tutelati dal punto di vista delle risorse, appunto, materiali ed energetiche di cui dispongono, e che richiedono quindi un approccio diverso delle politiche. Eh, perché è importante sottolineare l'opportunità di una nuova mh, capacità di pianificazione delle città, a cui le nuove basi dati e anche tutto il lavoro poderoso che si sta svolgendo può eh, fornire un contributo notevole, perché oggi siamo sempre di più chiamati a prendere delle decisioni di pianificazione non più settoriale, ma trasversale. La mia eh, diciamo, azione necessariamente svilupperà un impatto su molti settori, quindi non più piani esclusivamente inerenti alla gestione del traffico o esclusivamente inerenti alla gestione e al monitoraggio dei rifiuti in una logica di prevenzione e riduzione, ma piani strategici che partendo da una visione condivisa di quelli che sono gli obiettivi che le città si sono posti, cercano di trovare delle soluzioni ottimali che consentano di ottimizzare l'uso di queste risorse, di minimizzare l'esternalità in termini di produzione di rifiuti e di inquinanti e di garantire la, la realizzazione di quelle funzioni, di quei servizi che nelle città trovano i contenitori territoriali ottimali. Eh, il progetto eh, Urban Wins, di cui volevo fornirvi alcune informazioni, sta cercando di eh, orientare le amministrazioni che stanno partecipando, che sono estremamente numerose, in questa logica. Eh, è un'operazione estremamente complicata la contabilizzazione dei flussi di risorse materiali ed energetiche che usano le nostre città perché le informazioni non sempre sono disponibili, perché le informazioni non sempre hanno un livello di disaggregazione comunale, perché le informazioni non sempre vengono utilizzate nella modalità più opportuna a supporto delle decisioni. E il lavoro di contabilizzazione è fondamentale perché questo consente di capire come orientare le nostre pianificazioni, ma soprattutto consente di eh, coinvolgere pienamente tutti i soggetti che eh, subiscono e contribuiscono alla realizzazione dei nostri piani. E il progetto è partito a giugno del 2016. E, eh, durerà tre anni, coinvolge circa 27 partner, tra cui c'è anche l'Istituto eh, Statistico che ha fornito un poderosissimo lavoro di raccolta delle informazioni, circa il 60% delle informazioni che sono destinate al eh, popolamento di quelle che sono le matrici della contabilità eh, del metabolismo urbano delle, degli otto eh, comuni, delle otto aree pilota che stanno partecipando al, al progetto, è stato reso possibile dal, dal lavoro dell'Istat. ma manca Manca molto, manca molto perché eh, sono gli operatori anche privati che spesso non riescono a cogliere quelle che sono le opportunità di questo approccio. I comuni hanno sviluppato diversi piani strategici partendo dalla definizione di, una, di uno scenario condiviso, il lavoro di coinvolgimento degli stakeholder sul territorio. È stato fondamentale, ogni, ogni città eh, che sta partecipando al progetto, eh, tre italiane, tra cui il, capo, il comune capofila che è il comune di Cremona, volevo eh, appunto indicare un po' tutte, le città, eh, una realtà del, della Spagna, del Portogallo, della, Sveglia, della Svezia, della Romania, due dei nostri comuni, della città metropolitana, il comune di Pomezia e di Albano e la città di Torino, hanno attivato sette agora. Sette ri riunioni partecipate dagli stakeholder territoriali per cercare di diffondere questa logica di pianificazione estremamente eh, innovativa, che si vuole cercare di sviluppare nell'ambito di questo progetto, ma di eh, modellizzare in modo da fornire strumenti operativi ai comuni che vogliono appunto, applicarlo eh, successivamente alla chiusura di questo progetto. Mm, I piani individuato delle azioni che esulano eh, dalla mera eh, ambito eh, di applicazione della gestione dei rifiuti. E questo è un indicatore importante proprio per come dire, confermare quella che è l'opportunità di lavorare in una logica integrata nella pianificazione territoriale. Purtroppo non sempre è diffusa una seria cultura dell'utilizzo dell'informazione da parte degli operatori del territorio, quindi, ehm, che quindi vanno eh, come dire, accompagnati in questa, eh, in questa attività, eh, così come è opportuno condividere queste strategie per poter eh, come dire, diffondere una cultura dell'organizzazione eh, delle informazioni ambientali, sempre più eh, diffusa e dettagliata. Um, mi chiudo uh, diciamo, uh, cogliendo quindi l'opportunità di uh, affrontare um, le sfide delle città uh, appunto in questa logica, che deve essere necessariamente una logica trasversale. E Parto anche qui eh, dalla, mi taccio voi, ehm, dalla suggestione appunto che è stata fornita, eh, utilizzare l'urbanità come una dimensione, una dimensione di analisi dei problemi che trovano però nella città il contesto di realizzazione e il contesto in cui ricadono le scelte e, e con questo insomma cedo oh, la parola. Grazie dottoressa, io... Chiuderei diciamo, questo giro con l'amico uh, Paolo Testa, a cui naturalmente visto il suo ruolo di rappresentare l'intero sistema delle, delle città, dalle più piccole diciamo, alle grandi metropoli, quindi ci può uh, dare magari la sua, la sua visione di, della, diciamo, di come utilizzare diciamo, i dati statistici anche ai fini della dare una risposta, alle, appunto, come dice il titolo della tralotonda, alle dinamiche che stanno portando avanti le, le varie città. Sì, grazie, una domanda da poco mi hai fatto, eh, anche perché ne abbiamo sentite in, in queste sole due ore, come ha detto bene prima Valeria Fedeli, la, la, la definizione, ha detto anche Sandro Cruciani, la, la definizione di che cosa è urbano e che cosa non lo è ci potrebbe portare via, un sacco di tempo e non arriveremo a nessuna soluzione. Io eh, anche mi, mi faceva un po' piacere tornare anche appunto al titolo e all'inizio di, di questo incontro e eh, cioè focalizzare un po' l'attenzione sulle periferie. Io registro il lavoro che ha fatto Istat per eh, la preparazione della Commissione parlamentare sulle periferie credo che sia un lavoro davvero fuori dall'ordinario. Intanto perché ha avuto come primo effetto e noi l'abbiamo visto benissimo riassunto no? in, alcune, in alcuni grafici, in alcune mappe, però ha avuto l'effetto di portare la commissione, anche grazie probabilmente alla testimonianza di alcuni dei sindaci che sono stati auditi, ma su questo sì invece una definizione di periferia che superasse un po', soprattutto non certo tra gli studiosi, però tra gli amministratori centrali e locali, la visione della, della periferia come concetto geografico, cioè quello che è lontano dal centro e invece lì diciamo, tutti eh, hanno convenuto che periferia non è quello che è lontano dal centro ma è quello che ben tutti conosciamo in termini di disagio sociale, degrado, eh, disagio abitativo, disoccupazione, inoccupazione, cioè tutti quei fattori che qualificano un territorio che sono poi fattori sociali, sociologici, eh, eh, piuttosto che, eh, economici ovviamente, piuttosto che non solo di distanza geografica. Il lavoro appunto di, di Istat, che è preziosissimo, che noi abbiamo utilizzato, io come, come Anci utilizzo spesso per dialogare con, eh, con, con i sindaci, credo che vada, come dire, e eh, eh, ce l'ha detto Sandro Cruciani, Indicando una questione centrale oggi per chi fa uh, politiche urbane, che è quella della georeferenziazione dei fenomeni. E qui forse è un po' uno sforzo di convergenza che dovremmo fare tutti quanti, lato comuni, lato Istat, lato amministrazioni centrali. Penso ad esempio all'esperienza del geoportale nazionale del Ministero dell'Ambiente, eh, che è interessantissimo nelle intenzioni, preziosissimo, diciamo, nel. Nel, nel, nella visione e poi come, come sa chi lo, chi lo frequenta trova ancora nonostante il grande lavoro di Ispra, il grande lavoro eh, del Ministero, trova ancora difficoltà nella suo, nel suo utilizzo perché eh, una delle difficoltà, già detta bene, ha già detto bene chi mi ha preceduto, è quella intanto appunto di farla la georeferenziazione, cioè di riferire i fenomeni a delle coordinate geografiche senza dire poi della difficoltà dell'aggiornamento dei dati e tutto il resto. Questo però sarebbe per, per i comuni un contributo determinante a quella che molto bene ha detto la dottoressa Di Malta prima di me: è il, 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 lo scopo principale della statistica, che è quello di contribuire alla definizione delle politiche, ovviamente parlo in ambito locale e quindi contribuire alla pianificazione strategica, alla pianificazione territoriale, all'indirizzo all delle politiche rispetto alla uh, localizzazione dei, dei fenomeni. Eh, importante, fondamentale, rispetto appunto non tanto e non soltanto, e qui il lavoro di Bologna è, è fondamentale, eh, non soltanto alle dinamiche dei eh, dati, eh, e dei fenomeni riferiti alle informazioni che noi possiamo eh, catturare attraverso le indagini, principalmente dell'Istat oppure anche eh, de, de, dei grandi altri soggetti produttori, ma soprattutto attraverso l'osservazione continua della realtà. E quindi, non, e qui vengo un po' no, alla, a un'altra delle questioni centrali, che è quella appunto dell'aggiornamento e della manutenzione dei dati. Quello che noi vediamo, quello che noi assistiamo, lato comuni, e qui Chiarini, il lavoro anche di Città Metropolitana di Roma, Città Metropolitana di Bologna, cioè quei soggetti che penso a Brescia, cioè penso a quei luoghi dove l'ufficio di statistica collabora attivamente e fattivamente con i decisori, con gli amministratori, con i dirigenti, con i funzionari, in un dialogo eh, dinamico che è, ahimè, non è così frequente eh, in tutto il territorio. Quello che io vedo, quello cui assisto è eh, spesso diciamo, legato anche qui a, a questioni dimensionali del comune, se penso ai comuni molto piccoli dove eh, il numero del, del, del personale è talmente ridotto che l'ufficio di statistica la, la dove c'è ha solo il tempo di fatto di di fare la comunicazione obbligatoria statistica, cioè di, di mandare al Sistan uh, i dati quando può e quando riesce, e invece pochissimo contribuisce alla definizione e alla pianificazione delle, delle policy. Ecco, questo dialogo, questo aiuto uh, reciproco, anche reciproco nel senso che è anche prezioso la collaborazione tra l'ufficio statistica. E, e, e il resto diciamo, della, della struttura comunale è, è, è prezioso in entrambe le direzioni perché l'ufficio statistica riesce a calibrare meglio eh, la produzione, non quella amministrativa obbligatoria, ma quella eh, diciamo, ulteriore rispetto alla, nel momento in cui si qualifica la domanda, la domanda di, di informazione. E allora dicevo questo, eh, questo della, della georeferenziazione. E dell'aggiornamento continuo delle informazioni sarebbe eh, come dire, un, un elemento è un elemento preziosissimo per, per i comuni, soprattutto negli ambiti citati dalla dottoressa Di Malta, che sono quelli tipicamente più critici, eh, più critici nel senso più contestuali, più attuali per un'amministrazione comunale, i rifiuti, la mobilità, perché poi è vero osservare le grandi dinamiche demografiche che ci consente. Di proiettare la città nel futuro, di capire dove stiamo andando, come stiamo invecchiando, di fare politiche a lungo termine, ma poi vi garantisco: eh, e voi li conoscete almeno quanto me, gli amministratori locali sono molto interessati a rispondere all'articolo di giornale che è uscito quella mattina che dice che ci sono le buche nelle strade, per dirne una eh, a caso. E allora georiferire i fenomeni e tenerli aggiornati e tenerli attuali è eh, fondamentale e tenere come dire, conto del, dei fenomeni attuali mi porta a evidenziare un'altra questione, quello che è un po' il contributo che cerchiamo come ANCI di dare alla, al valore dell'informazione, dell dell'informazione statistica alla, alla definizione delle, delle, dei processi di trasformazione dei contesti urbani è quello di osservare quello che accade in termini di interventi urbani, cioè i progetti di riqualificazione, i progetti di rigenerazione, che non sono solo quelli fisici ma sono ovviamente anche quelli sociali, i progetti infrastrutturali e per questo il lavoro che stiamo facendo con l'Agenzia per la Coesione, con l'autorità di gestione del, del pommetro, è quello di provare a mettere insieme i progetti del Pommetro con i progetti già finanziati all'interno del bando periferie, questo perché è un grande contenitore, probabilmente il più grande intervento eh, in ambito urbano in termini dimensionali, diciamo, sono i famosi 3 miliardi e 8, ,8 eh, che dovranno arrivare eh, a terra 2 miliardi messi dal governo e il resto messo in cofinanziamento dalle amministrazioni locali, quindi parliamo di un intervento di scala europea, ci mette al livello di, della Francia e, e del Regno Unito che più o meno quasi annualmente mettono quasi annualmente mettono quelle, quelle cifre eh, sul piatto e cerchiamo di metterli insieme e ancora una volta di georiferirli, e cioè vediamo dove sulla città questi interventi si stanno realizzando. E quello che andiamo a scoprire, una prima banale lettura, banale intendo semplice, semplicissima lettura che abbiamo fatto come Anci del, del bando periferie, è scoprire, e per chiudere il cerchio rispetto a quello con cui ho iniziato, è scoprire che il 20% sui 120 progetti finanziati, quasi 2000 interventi finanziati dal bando periferie, il 20% di questi si colloca nel centro storico della città. E a significare ancora una volta che ormai diciamo, è superato il concetto di, di periferia geografica. E come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare con un continuo richiamo, eh, un'attenzione continua, sia da parte delle città, spronando le città e, e i loro eh, governanti a, a tenere alta l'attenzione al tema periferia e al tema trasformazione urbana non solo come dire, attraverso interventi straordinari che il bando in questo caso consente ma non solo il bando anche altri eh, interventi diciamo appunto finanziamenti straordinari il pommetro ovviamente uno dei più rilevanti ma attraverso un'attenzione soprattutto in termini di conoscenza eh, cioè, promuovere e sviluppare una cultura del dato che deve diffondersi all'interno delle amministrazioni, superare la barriera, il, il soffitto di cristallo dell'ufficio statistica per infettare un po' eh, tutta, quanta, tutta quanta la struttura. E chiudo dicendo il richiamo d'ufficio che devo fare perché diciamo, è, il, è il lavoro è un po'... La, la, il messaggio, ma non solo il messaggio, il lavoro istituzionale più rilevante che Anci sta facendo in questo momento è quello di tentare. Eh, L'ha già citata prima Valeria Fedeli di, di costruire, di collaborare, costruire insieme al governo un'agenda urbana nazionale che manca così da, da così tanto tempo. Abbiamo deciso di farlo partendo dalle città metropolitane e non dai comuni. Uh, questo, la, come dire, la differenza non è solo amministrativa e istituzionale, <ride> è sostanziale, cioè l'idea è che se uh, è importante, così come noi crediamo, avere un'agenda urbana, deve innanzitutto essere uh, attivata e attuata da parte di quei soggetti che la legge uh, individua come Responsabili della pianificazione strategica, della, pianificazio, della pianificazione territoriale in ambito urbano e che quindi hanno eh, responsabilità in questo senso. Grazie, Paolo. Eh, non so se poi anche chi, gli altri partecipanti, stimolati, diciamo da chi ha parlato dopo, non so se volevamo fare un altro intervento. Io volevo solo dire che mi sembra che. Le città metropolitane stanno diventando veramente diciamo, un punto di riferimento importante e anche un, forse un laboratorio dove sperimentare l'efficacia di alcuni dati statistici che si stanno costruendo. Quindi ritengo appunto che eh, possiamo così verificare anche in maniera molto puntuale come dare una risposta poi a questi fabbisogni di valutazione di tipo strategico che stiamo facendo, come diceva Paolo prima, per la costruzione delle strategie di questi, di, questi, di questi luoghi. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No, solo per dire che credo che la sfida contenuta nella questione delle periferie sia fondamentale, perché negli ultimi anni ne abbiamo no, ricominciato a parlare in maniera consistente come per eh, definire l'urbano eh, facciamo fatica altresì, anche se abbiamo avuto la commissione periferie forse ancora non c'è proprio del tutto chiaro no, dove stiano le periferie oggi i bandi hanno già fatto eh, no, tirato fuori delle nuove periferie però che cosa significhi periferia non è, è semplice dirlo la periferia io direi che Ciò, eh, il luogo in cui stanno coloro che sono invisibili alle politiche mh, e che hanno dei problemi. E, e come facciamo a individuarli se sono invisibili? No? Dobbiamo trovare un modo per cui eh, farli venire fuori questi invisibili alle politiche, e, e quindi dobbiamo sicuramente fare uno sforzo che incrocia la dimensione quantitativa, no? che ci può dare dei, dei segnali importanti. Dobbiamo tornare nei luoghi a capire eh, cosa succede, e poi dobbiamo trovarne di altri di segnali, ad esempio lo scontento rispetto alla politica. Eh, i, le geografie del voto ci raccontano dove stanno coloro che si sono sentiti invisibili e non rappresentati eh, dalla politica di un certo tipo. Quindi incrociando questi sguardi forse riusciamo a trovare un'Italia che non si sente in nessun modo parte no? di un'agenda di problemi che vengono riconosciuti e sui quali quindi si costruisce un, qualche, una qualche progettualità e penso che questo sia fondamentale non solo per chi vive in quei luoghi ma sia fondamentale per un paese che se non sa dove sono invisibili e non riesce a rappresentarli farà sempre fatica a trovare un senso no? per le proprie politiche io dico solo due cose, cioè una è una precisazione l'altra è un'integrazione, allora, la precisazione riguarda un po' quello che abbiamo visto oggi sui i registri georeferenziati. Allora, I dati che avete visto che seppur molto positivi eh, non erano diciamo, totali, non presentavano eh, ovviamente delle quote di eh, non copertura, ovviamente questo si tratta di un primo prototipo che abbiamo rilasciato a fine del 2017 e che quindi abbiamo tutta l'intenzione di migliorare eh, sperando ovviamente di intercettare e di coinvolgere anche i comuni come portatori di interesse e quindi come soggetti che magari aiuti, ci aiuteranno proprio in occasione dei censimenti a coprire queste eh, informazioni diciamo, mancanti sulle coordinate di alcuni indirizzi. L'altra invece l'integrazione che volevo fare, invece eh, riguarda sempre, scusate ma forse è una mia fissa e quindi me ne scuso anticipatamente, ma la questione definitoria eh, ci, mh, ci sta portando anche dal punto di vista eh, diciamo, operativo eh, su una strada che eh, dobbiamo, dobbiamo governare e sto pensando ai gli SDGs, cioè il, il goal 11 eh, dei, dei, degli indicatori di sviluppo sostenibile riguarda proprio le città. Ora quindi eh, valutare se stiamo andando verso, una, 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 verso la copertura degli obiettivi dell'Agenda 2030 oppure se ci stiamo allontanando molto dipenderà da che cosa noi intendiamo per città. Quindi, questa è una sfida, cioè non, dire, non è soltanto una, diciamo, una volontà te teorica o metodologica, di approccio metodologico, ma ha una ricaduta immediata sulla valutazione sia delle politiche, ma, diciamo, eh, ma sia anche del, no, su tutto un insieme di indicatori su cui si sta facendo una strategia di tipo mondiale. Bene, se non ci sono altri interventi io ringrazio naturalmente i partecipanti alla tavola rotonda, ringrazio tutti voi per la presenza qui in questa, 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 queste due ore di lavoro e niente, vi posso dare un appuntamento a tutti, noi immaginiamo di presentare questo nostro Smart Metropolitan eh, diciamo Index nel, subito dopo le ferie, quindi nel mese di settembre e quindi sicuramente inviteremo diciamo, buona parte di voi. Anche a dare un contributo a questa a quest occasione. Grazie mille.